Comincia il collega Rundo, prego. Innanzitutto ringrazio il professor Sai Sicurezza. cosa? Leonardo, alza un po' l'audio, grazie. Parlo più forte, va meglio? Sì. Ok, quindi questione che devo parlare più forte. Okay. Vi ringrazio innanzitutto, per un onore, un piacere essere qui dopo diversi anni. Quindi, l'ultima volta, come diceva il professor Sicurella, si trattava di un convegno a Palermo nel 2018, quindi sono passati quasi 5 anni. Quindi sono passate un po' di cose nel frattempo. Ora vi racconto un po' di quello di cui mi sono occupato negli ultimi anni. Ovviamente declinato nelle tematiche del workshop. Quindi il mio intervento è intitolato Applicazioni di Machine Learning alla diagnostica per immagini. E ci occuperemo delle opportunità per la medicina di precisione e le sfide per l'integrazione nella pratica clinica. E sulla base di quello che è venuto fuori negli interventi precedenti, credo che Scusa, siamo Leonardo, abbastanza. puoi riesci a aumentare un po' il volume del microfono? Vediamo, Perché aspettate. si sente proprio. Scusate, vediamo. Tu sei già al massimo qua. Sei al massimo. Voglio sapere. Adesso. Sto bene. Diciamo così, deve essere lui, magari mettiti vicino al microfono, Leonardo. Sì, ho messo le cuffie per questo. Ok, va benissimo. Perfetto. Forse non lo fa modificare, lo metto vicino. Va Va bene, benissimo, va benissimo. scusatemi, Ti sentiamo bene adesso. scusatemi. Ok. Ok, quindi come dicevo, il mio intervento è abbastanza complementare con le tematiche trattate negli interventi precedenti, cercando di darvi un contatto con la realtà dei metodi attualmente utilizzati in intelligenza artificiale applicata al medical imaging. Quindi mi focalizzerò sui task di quantificazione, soprattutto in ambito di segmentazione e classificazione con un richiamo alla radiomica e concluderemo con le sfide finalizzate all'integrazione di tali approcci nella realtà clinica. Ok, quindi la sfida è ben chiara, quindi le motivazioni anche, quindi la quantità e la varietà dei dati biomedicali oggi presenti è in continua crescita. Questi dati sono assolutamente eterogenei, in quanto provengono da sensoristica, come nel caso di sistemi embedded, da tecnologie high throughput, come nel caso della diagnostica molecolare. Nello specifico andremo a trattare la varietà di modalità presenti come dispositivi di acquisizione in ambito di diagnostica per immagini. Quindi le applicazioni informatiche sono molteplici e toccano tutte le discipline dell'informatica. Soprattutto noi qui ci focalizzeremo sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale a tutto tondo, declinata soprattutto nel machine learning e nell'intelligenza computazionale, e come queste possono essere impiegate in task di elaborazione delle immagini digitali e visione artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale gioca e giocherà un ruolo sempre più cruciale all'interno della pratica clinica nell'ambito radiologico, soprattutto in modo che i radiologi possano essere opportunamente supportati nei loro task di decision making. Il tutto è finalizzato a una medicina di precisione, che sia in grado di quindi fornire terapie e diagnosi specializzate paziente per paziente e sia in grado di combinare
tutti questi stream di dati che altrimenti sarebbe infattibile per un operatore, un singolo operatore umano. Le opportunità quali sono? Quindi lo sviluppo di metodi basati sull'intelligenza artificiale per un'elaborazione di immagini non solo accurata ma affidabile, andremo a vedere come questo debba essere oggigiorno ben pensato e progettato. Lo sviluppo di biomarcatori non invasivi per diagnosi accurate e follow-up dei pazienti, quindi partendo dalla radiomica, sfruttando l'imaging standard of care, quindi l'imaging già presente nella pratica clinica, e combinandolo, ove possibile, con tutte le omiche presenti, ad esempio anche biopsie liquide come circulating tumor DNA. Fino ad arrivare quindi alla radiogenomica che combina gli approcci di radiomica con le altre omiche. I benefici sono molteplici, partendo dagli operatori clinici, quindi per una rapida e accurata interpretazione delle immagini, per il sistema sanitario ovviamente, per migliorare il workflow e ridurre l'errore medico. E per i pazienti che potrebbero essere addirittura coinvolti nel flusso clinico ed essere consapevoli delle potenzialità delle nuove tecnologie mettono in campo. Troverete vari riferimenti bibliografici man mano che vado avanti. Sono felice se poi volessimo discuterne in un secondo momento. Quindi partiamo su image quantification, quindi questa è una pipeline generica come avviene l'elaborazione delle immagini in ambito clinico, quindi partendo, quindi è molto generica e generale, partendo da dataset multimodali, eventualmente corregistrandoli, quindi allineando le varie modalità in modo che possano essere opportunamente integrate. La prima fase è sicuramente una fase di quantificazione che può coinvolgere la segmentazione, ovvero il riconoscimento di regioni di interesse all'interno dell'immagine intera. Quindi in questo caso parliamo di imaging tomografico TAC. Dopodiché entriamo nello specifico della radiomica che si occupa di estrarre caratteristiche dalle immagini, quindi sono le famose feature handcrafted già presenti nella visione artificiale da una trentina, quarantina di anni, basate su statistiche del primo ordine, su statistiche di secondo ordine superiore, basate sulla forma o addirittura anche nel dominio trasformato. A questo punto vengono estratte queste feature che possono essere aggregate per singola regione oppure possiamo avere delle mappe di feature, come nel caso specifico, in cui possiamo andare a valutare l'eterogeneità del tumore. A questo punto, quindi entriamo più nello specifico dell'imaging oncologico, queste feature vengono date in pasto ai modelli di machine learning, in modo che vadano a classificare o predire una certa situazione clinica con lo scopo di fornire biomarcatori diagnostici o prognostici. Quindi adesso andiamo a vedere più nello specifico i task fondamentali per questa analisi. Quindi la segmentazione delle immagini, capiamo bene quanto sia fondamentale perché inficia tutta la pipeline. Quindi, se questo passo di segmentazione dovesse essere poco accurato o fortemente dipendente dall'operatore, come nelle procedure totalmente manuali, tutta l'analisi a valle sarebbe inficiata. Quindi, vi propongo soltanto uno degli ultimi sviluppi durante le mie attività di ricerca svolte a Cambridge. Che è il primo lavoro che cerca di
rilevare e segmentare le lesioni di cancro ovarico, quindi che è una malattia multisito all'interno delle DAC. Qui questo lavoro è il primo in letteratura, sia per mancanza di dataset, sia per mancanza di competenze nell'ambito, quindi queste problematiche le tratteremo a breve. Quindi queste, a livello implementativo, l'architettura convoluzionale, quindi parliamo di reti neurali convoluzionali più utilizzate ormai, è una rete che si chiama UNET, che prende il nome dalla sua forma, a forma di U. Nello specifico qui abbiamo utilizzato una variante di questa UNET, che si chiama non UNET, che prevede due stadi, e come potete vedere già i risultati rispetto fra la segmentazione automatica e il gold standard sono molto buoni e può essere applicata alla pratica clinica. In questo caso, ulteriori sviluppi possono riguardare il design di loss function, quindi delle funzioni di costo che servono durante l'apprendimento. In particolare, uno degli ultimi sviluppi è questa Unified Focal Loss, che generalizza le loss più utilizzate. Sono stati ottenuti risultati significativamente superiori nella letteratura, e si può anche operare sull'architettura stessa, inserendo dei moduli di attenzione. Quindi, come potete vedere qui, ci sono alcuni esempi di segmentazione di polipi su colonoscopia, immagini su video di colonoscopia. In particolare, questi meccanismi di attenzione che vi voglio un attimo introdurre sono importanti perché, come diceva il professor Mauri, tutto questo interesse su ChatGPT, la T di GPT sta per Transformer. E i Transformer sono basati proprio su meccanismi di attenzione, in particolare self-attention. Queste, nell'imaging, i meccanismi di attenzione sono fondamentali sia dal punto di vista spaziale, migliorando la rilevazione di posizioni salienti all'interno dell'immagine, e a livello di canali, quindi delle feature map estratte nelle reti convoluzionali, per ricalibrare in base all'importanza delle feature. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo combinato attenzione di tipo spaziale e di tipo basata sul canale, e abbiamo sviluppato questa Focus UNET, che ha ottenuto risultati migliori negli ambiti investigati. Quindi passiamo alla classificazione. Vi do soltanto un accenno delle potenzialità dell'intelligenza artificiale, degli ultimi sviluppi, oltre a tutti i vari tipi di classificatori che adesso sono disponibili, partendo dagli approcci tradizionali a quelli basati su reti neurali profonde. Un aspetto interessante è la data augmentation, quindi sappiamo che lavoriamo su dataset di dimensioni ridotte rispetto, per esempio, a ImageNet, che era la challenge che è stata prima citata dal professor Mauri per il riconoscimento di immagini. Qui siamo di ordine di grandezza sotto quelle dimensioni del dataset. Quindi, una delle opportunità, con tutte le precauzioni del caso, è la generazione di dati, per così dire, sintetici. Questo, quindi, oltre ad aumentare la dimensione del dataset, può coprire delle parti dello spazio delle feature che altrimenti non presenterebbero campioni. Questi sono i cosiddetti blind spot. In questa maniera, utilizzando come approccio le reti generative avversariali, quindi generative adversarial network, per intenderci quelle che vengono utilizzate per fare deepfake, eccetera, vi voglio dare un po' di contezza di quello che succede anche in altri ambiti.
In questa maniera siamo stati i primi insieme a un, qui un progetto durante il dottorato in collaborazione con l'Università di Tokyo, siamo stati in grado di riprodurre immagini, per esempio in questo caso di encefalo su risonanza magnetica, per migliorare le performance di classificazione. In particolare siamo stati in grado di migliorare la sensitività. Quindi che in task così, quindi un po' di anomaly detection è fondamentale, è stata migliorata di quasi un 4%, ad esempio. Si possono utilizzare anche delle reti GAN condizionali, ossia si possono dare anche informazioni circa la posizione della quale, per esempio, vogliamo ricreare una lesione sintetica, e in questa maniera, anche in questo caso, siamo riusciti ad ottenere performance superiori sia nel caso di lesioni nell'encefalo e di noduli polmonari. Infine, per completare il discorso relativo all'anomaly detection, quindi alla rilevazione di anomalie, che è fondamentale nel caso di screening, per esempio di protocolli di screening. Come vedete, anche qui un'architettura di tipo UNET la fa da padrone, e in questo caso siamo stati in grado di utilizzare un approccio completamente non supervisionato per la rilevazione di anomalie su risonanza magnetica del cervello nuovamente. Adesso, quindi radiomica, di cosa parliamo? Poi ci saranno altri interventi che sicuramente andranno maggiormente nel dettaglio. Quello che dobbiamo capire è che si occupa, quindi questa parolina definisce una disciplina che si occupa dell'estrazione e dell'analisi di descrittori quantitativi dalle immagini. Quindi, in particolare, lo scopo è quello di modellare l'eterogeneità all'interno delle regioni di interesse, soprattutto in ambito oncologico, per esempio, per l'eterogeneità all'interno del tumore. Quindi, quindi è legata al fenotipo, ovviamente. Questo coinvolge delle sfide che adesso andiamo a vedere. Quindi questo ci fa capire che queste feature sono altamente dipendenti dai protocolli di acquisizione del dispositivo. Quindi ho riportato qui una pipeline tipo nella quale dobbiamo andare a valutare la robustezza delle feature. Valutare la dipendenza in base ai parametri di acquisizione, qualora soprattutto il dataset, quando lavoriamo nella clinica, sia eterogeneo, quindi soprattutto in studi multicentrici, prima di occuparci dello sviluppo vero e proprio del modello predittivo. Anche qui, nonostante parliamo di tecniche classiche di machine learning, quindi di computer vision, le tecniche più avanzate, come ancora una volta le generative adversarial network, possono essere utilizzate come per esempio super resolution, quindi avere delle versioni a più alta risoluzione delle immagini. Questo è soprattutto importante quando le lesioni, per esempio, poi parliamo di noduli polmonari, sono piccole. In questo caso, quindi, riusciamo ad avere più pixel e quindi una migliore statistica per l'estrazione delle feature e quindi dei descrittori basati su radiomica. Quindi, passiamo e concludiamo con le sfide nella fattibilità clinica. Quindi vogliamo sviluppare biomarcatori robusti, e quindi è fondamentale quello di cui parlavamo prima, ossia impostare analisi sulla robustezza delle feature stesse, che questo è propedeutico ovviamente alla generalizzabilità nel caso di studi multicentrici.
In questo caso la quantificazione dell'incertezza, tecniche di domain adaptation sono importanti e non possono essere più ignorate. Nel caso di data analytics su grandi dataset dobbiamo sempre considerare quindi la dimensione dei campioni e l'affidabilità del dato stesso, perché anche per esempio possiamo avere, come si discuteva prima, grossi dataset, però se non sono ben curati e manutenuti non possiamo fidarci più di tanto. In questo ci vengono in aiuto, quindi ci sono ovviamente problematiche legate alla privacy e alla sicurezza, e il federated learning, quindi il dato raw non va fuori dalla struttura ospedaliera, ma viene poi analizzato in locale, vengono poi condivisi soltanto cioè i risultati del modello con le altre strutture. In questo caso, quindi questo sta prendendo piede. L'interpretabilità del risultato e l'explainability è fondamentale anche per sfruttare la conoscenza del dominio medico in modo da avere delle decisioni più sicure. Infine, la validazione biologica dei biomarcatori, soprattutto basati sul radiomica, quindi che abbiamo detto che abbiamo soltanto il fenotipo, ma non c'è alcun legame con il genotipo e con le misure, diciamo, di diagnostica molecolare. Ma questo no, per essere integrato nella pratica clinica non può essere assolutamente ignorato. Vi faccio vedere velocemente co come l'intelligenza artificiale possa intervenire in queste limitazioni attuali. Dobbiamo ovviamente, quindi si parla tanto di scatola nera, soprattutto in ambito reti neurali. Ma per essere effettivamente questo sistema integrato nella pratica clinica, bisogna che i risultati siano quantomeno interpretabili dal medico. Questo è un lavoro che abbiamo sviluppato durante il mio dottorato, basato su algoritmi genetici. Per esempio, vi faccio vedere subito qualche immagine. Parliamo di immagini, per esempio qua, risonanze magnetiche con contrast enhancement. Cosa si prefigge questo algoritmo? Qua vedete questo istogramma che è bimodale. Bimodale significa che abbiamo chiaramente una regione ipointensa e una iperintensa. Vogliamo enfatizzare queste due mode. E il nostro algoritmo che abbiamo denominato MedGA si occupa appunto di questo. E come vedete, il medico può assolutamente interpretare il risultato, sia in termini di resa dell'immagine, sia in termini di istogramma, che è assolutamente in grado di interpretare. Questo è stato poi integrato in una pipeline di segmentazione. E i risultati anche qui, come vedete, sia visivamente, anche con le metriche di qualità dell'immagine significativamente superiore, e anche a livello di risultati di segmentazione. Altro lavoro interessante sulla interpretabilità basata in questo caso su TAC, quindi sulla scala di Hounsfield, in modo da segmentare le sottoparti di lesioni che sono di per sé eterogenee macroscopicamente. Ad esempio qui cancro ovarico, vedete che ci sono queste parti ipodense e iperintense. Questo algoritmo, basandosi sulla prendendo spunto dalla pratica clinica e basandosi sulla scala di Hounsfield, è in grado di restituire risultati accurati e anche interpretabili al medico. Ok.
La calibrazione dei modelli è fondamentale, anche qui nel caso delle funzioni di loss, vado più veloce, e la quantificazione dell'incertezza è importante anche in ambito di human in the loop, che questo è il futuro. Quindi il medico viene incluso nel flusso informativo del sistema automatico e in base alla confidenza del modello, come possiamo vedere anche qui, le aree, per esempio, qui più complicate da segmentare, in questo caso immagine di retina, vengono messe in risalto e quindi il medico può prendere le sue decisioni in base all'incertezza che viene modellata esplicitamente dal modello. In questo ambito, sempre per la pratica clinica, può essere interessante utilizzare sistemi che si occupino di più task contemporaneamente. Questa disciplina si chiama multitask learning, quindi in questo caso abbiamo un solo modello che si occupa sia di, per esempio, segmentazione e classificazione dell'intensità, in questo caso immagini di immunofluorescenza. L'integrazione di dati multimodali anch'essa cruciale ed è veramente il futuro. La letteratura sta andando molto avanti in quest'ambito. In questo caso, quindi, questa è una visione partendo dai dati di imaging e come essi possano essere integrati con la pletora di informazioni e dati disponibili nel percorso clinico del paziente. Per concludere, l'ultimo aspetto, quindi della validazione e comprensione delle feature radiomiche dal punto di vista biologico. Come vediamo qui, troviamo una scala di ordini di grandezza spaziali, quindi andiamo qua dai metri fino ai nanometri o micrometri nell'ambito dell'istologia, e questo quindi è fondamentale per validare i modelli di radiomica utilizzati. Questo come si può fare? Questi sono entrambi approcci che abbiamo investigato all'Università di Cambridge. Dal punto di vista preoperativo, quindi mappando gli habitat tumorali trovati sulla TAC durante la biopsia guidata da ultrasuoni, oppure post-operativamente con i cosiddetti 3D mode, quindi dei supporti che vengono stampati caso per caso e aiutano l'istopatologo nello slicing del tumore, e quindi si può avere una rimappatura rispetto all'imaging preoperatorio. In conclusione, quindi gli sviluppi nei mesi, cioè ormai andiamo veramente a ritmi frenetici, quindi possiamo parlare di mesi, andranno verso tecniche innovative di data integration, soprattutto non supervisionate. L'analisi di dataset longitudinali, quindi man mano che il paziente viene seguito durante il suo percorso di cura, sono necessari approcci basati, per esempio, su Delta Radiomics, qualora avessimo due misure pre-post operatorio, per esempio, pre-post terapia, o addirittura una generalizzazione basata su serie temporali. L'interpretabilità dei modelli è fondamentale anche in termini di visualizzazione, come abbiamo potuto vedere mediante dei riscontri immediati all'operatore sanitario. E infine la collaborazione fra clinico e intelligenza artificiale è fondamentale, in modo tale da sfruttare appieno il potenziale, possiamo dire, complementare tra la velocizzazione delle operazioni rutinarie che possono essere condotte fino a un certo grado di
autonomia dall'intelligenza artificiale, e così lasciare l'ultima parola al medico, e che l'intelligenza artificiale possa imparare dagli errori sotto la supervisione del medico. E quindi qui concludiamo, come diceva il professor Mauri, con gli ultimi sviluppi degli ultimi 4-5 mesi dell'intelligenza artificiale con i large language models come il famoso ChatGPT o Llama di Meta. E queste già ci sono delle applicazioni che vengono in aiuto durante la refertazione, sempre per restare in ambito radiologico. Vi ringrazio, mi sono dilungato un po' troppo, mi sa. Spero Va di non bene. avervi tediato. Grazie. 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 Sì, Era fatta una bella gara. è stato molto interessante e lo dico non solo da radiologo, ma da neuroradiologo. Quindi, da questo punto di vista, ti ho seguito con grandissimo Questo interesse e attenzione, e tenendo conto quello che ho detto prima, pochicchio, cioè. In un momento in cui ci tagliano tutti i tipi di fondi possibili, nel momento in cui i rimborsi sono inferiori alle spese, è chiaro che abbiamo una contraddizione piuttosto grossa. Quello che mi ha aperto il cuore è che ho notato, a parte l'altissimo livello del lavoro e della ricerca, ma che io ho seguito con estrema, non dico semplicità, ma ho seguito bene quello che ci hai spiegato, e ho pensato a quante volte nell'analisi delle nostre immagini, in particolare dei tumori cerebrali, avremmo bisogno di tutto questo, e pensare alla realtà di tutti i giorni, che invece è un po' tanto deprimente. E tra l'altro anche queste ricerche costano, cioè questo però aprirebbero tantissimi spazi a tanti giovani che vorrebbero occuparsene, e sperando che, meno male che tu sei rientrato, ma insomma, di fatto è una modalità di lavoro che non ci sta più sorprendendo. Il concetto che l'intelligenza artificiale sostituisce il radiologo è da social, è da Sì, chiacchiericcio, infatti. e quello che mi preoccupa è che dell'intelligenza artificiale parlano degli umani molto poco intelligenti, e quindi non sanno di cosa parlano. Io mi ricordo quando è nato internet, anche lì sembrava chissà che cosa sarebbe stato, Fine del tutte le. mondo. E poi noi che lavoriamo con altissima tecnologia siamo sempre quelli primi, noi gli ingegneri, i primi a essere considerati una razza a rischio. È una cosa che non mi preoccupa, non perché fra 2 anni sono in pensione, ma perché invece in questi anni, grazie all'impegno con Lighting, è chiaro che si tratta di uno strumento che noi utilizziamo per migliorare le nostre conoscenze, non è una difesa corporativa. Tante volte arriviamo a delle conclusioni sulla base di quanto questi strumenti ci permettono di dire, e con molta meno fatica, mettendoci quell'elemento umano che manca per chiudere il cerchio. Poi le nostre competenze in questi campi non sono così elevate, quindi l'unico modo perché queste diventino utili nella pratica clinica è lavorare assieme. Voi, per capire quello che ci serve, e mi pare che lui l'ha capito parecchio bene, e noi per sapere che strumenti nuovi abbiamo a disposizione. Non possiamo solo fidarci del nostro occhio, che sarà sempre l'arma principale, ma io vedo una cosa, per capirla devo andare a confrontarla con miliardi di dati che non posso avere in testa mia. Questo è il punto. Allora, è qualcosa da guidare, come diceva Mauri prima, e con ChatGPT sono andati gli avvocati, analizzano milioni e milioni di sentenze. Poi leggevo ieri che un avvocato è andato in tribunale in America con tutto l'apparato dell'intelligenza artificiale, che aveva scazzato completamente all'argomento su cui andare a cercare le sentenze. Quindi è uno strumento enorme che va guidato, e che noi non possiamo liquidare col termine intelligenza artificiale e basta, no? Quindi purtroppo, non purtroppo, da una parte purtroppo, da quell'altra bene, ma è talmente messa a disposizione di tutti che sta rischiando di finire nel calderone del modo con cui trattiamo tutte le cose, capito? E quindi è necessario, anche come ITIM, che noi guidiamo la conoscenza di queste cose ai livelli che sono consoni, perché se di queste cose ne parliamo solo in termini di chiacchiericcio social, finisce che la gente chissà cosa pensa che sia, o ce la chiudono, e tutto il resto. Quindi questo è il livello che noi vogliamo, e te lo dico da persona che maneggia queste immagini
tutti i giorni, sia TAC che risonanza, e allora è chiaro che poi c'è un altro aspetto. Io ho un paziente, gli faccio questo tipo di esame, ho accanto una struttura che lavora clinicamente con me, devo avere anche il tempo per poter fare queste cose nell'interesse supremo, primo del paziente e poi del progresso scientifico. Nel momento in cui, e qui chiudo, noi lavoriamo in qualcosa che io ho sempre sognato di dove andare a lavorare, cioè l'ospedale, che me l'hanno chiamato azienda, dove non si ammette che certe cose si devono fare in perdita, perché se lo metti su un piano strettamente economico dovremmo chiudere tutte le rianimazioni, per esempio, no? Allora, la cura della salute ha ovviamente dei limiti di spesa, dell'organizzazione di spesa. Cominciamo a eliminare gli sprechi e vedere quanti soldi recuperi, ma non mi puoi stare a fare ragionamenti che devi guadagnare. Se vuoi che questo vada in attivo, devi fare tanti esami, non preoccuparti tanto della qualità, tirare a far diventare anche il mio, che è un ospedale universitario grosso, un esamificio, perché in questo modo accontenti il popolino, accontenti il politico che ti ha messo lì, e noi operatori invece siamo a conoscenza di tutto questo, perché un convegno come questo, e Francesco ne organizza ogni volta tanti, e ora sappiamo tutti quanto si stia dedicando all'ambito della riabilitazione, dove anche lì c'è una ricerca incredibile, specialmente sui traumi della colonna. E se tutto questo si riduce a dire dovete produrre, 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 finisce lì, cioè togliere la gestione della sanità a un concetto puramente amministrativo. Questo è un sogno che abbiamo tutti, che forse io pensavo con tutti i soldi che arrivavano col PNRR avremmo quantomeno migliorato qualcosa, ma io vedo nei due settori cardine, la scuola e la sanità, che già non sanno come pigliarli, non sanno come spenderli. E l'unica cosa che sanno fare è tagliare, 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 che non è un fattore economico, è un fattore politico per favorire altri tipi di sanità. Questo è inutile, non è un Inutile segreto, che ce l'ho, non è un concetto di parte, è la non realtà. è questa la sede. Però io mi piacerebbe tanto avere Leoni accanto e non i Leoni da tastiera, ma lui in persona che lavora con noi, perché francamente, pur essendo ad alto livello, anche molto approfondita come relazione, però io quello che volevo capire, quello che mi serve capire, l'ho capito. Quindi non solo Perfetto. abbiamo gente che è capace di fare, ma anche di trasmettere. Allora, forse, Francesco, questo può essere anche un nostro compito iTeam, cioè non banalizzare questa roba, guidare la No. conoscenza su queste cose, e poi è inevitabile, noi siamo un gruppo specifico e magari piccolo, però facciamoci sentire, perché ogni giorno leggi talmente tante, scusate il francesismo, talmente tante stronzate su questo, che noi siamo in grado di valutare che robaccia. Altri no, capito? E basta riempirsi la bocca di intelligenza artificiale e ci siamo. Era molto interessante anche quanto diceva Bochicchio prima, io ne ho parlato ad Aosta, Botteghi, non Bochicchio, Botteghi. se ne è parlato ad Aosta nel nostro congresso, l'accessibilità di tutti alla nuova salute. Questo se no non è salute, la salute è di tutti, no? E questi sono strumenti che la migliorano e che portano in quella direzione lì. È ovvio, abbiamo a che fare con le grandi aziende di comunicazione, le famose sorelle, eccetera, che puntano solo al profitto, questo lo sappiamo perfettamente. Però cerchiamo, ecco, di guidare anche il nostro futuro, perché sentire che Elon Musk pianta un sensore nel cervello per parlare direttamente con il computer e l'FDA l'approva, mentre non approva FDA la altre prova, sì. tecniche diagnostico-terapeutiche che io pratico, per cui ci sono americani che vengono da me a farsi curare in Italia, perché l'FDA non approva certe terapie. Sentire approvare una roba del genere, anche se ancora non c'è la sperimentazione clinica, mi perplime. Allora, Direi, Gianni, che la nuova direzione del direttivo dell'item deve. Visto che c'è il portale, il sito, dobbiamo essere più incisivi con relazioni, con comunicati stampa, sì, esatto. ridimensionare e riportarle alla realtà tutte queste cose. Ma quanto Andiamo non avanti. Volevo chiedere una cosa a Leonardo, proprio tecnica, se posso. Tu devi chiedere altre cose, Gianni, a Leonardo. no, tranquillo. Visto che è stato durante cioè, due cose. Come scegliete voi,
È automatico o c'è tutto le reti supervisionate o meno da quella libreria? E poi ho letto, visto in uno dei lucidi, cosa ho visto? Ah, DSS, Decision Support System, cioè quindi sistemi esperti tradizionali, cioè in tutto questo marasma di intelligenza artificiale basata sull'inferenza statistica, come scegliete le reti da quella libreria? Ci pensa il paziente, l'esperto informatico assieme al medico, oppure è così, provate, tentate, dice pigliamo questo o quell'altro della libreria. Ecco, questo tecnicamente sì, l'approccio, non so come vi muovete. Grazie per la domanda. L'approccio da informatico, ingegnere informatico, che non ha mai discusso con un medico, è quello che ha detto lei. Prendo un dataset senza neanche sapere che sia un attack, come si debba interpretare, per esempio. Ho visto dal revisore articoli in cui vanno ad analizzare pure radiografie invertite destra-sinistra o encefali pure invertiti perché li apre, so perché queste librerie li aprono quando il sistema di riferimento rotato e quindi a quel punto poi per cassato subito, perché non sanno neanche, non hanno mai discusso con un medico. Quindi io ho avuto la fortuna di lavorare in ambiente clinico e quindi mi fa piacere che sia stato apprezzato questo taglio più pratico. No, perché io ho 30 anni in ospedale, quindi sempre a contatto con questi medici. Per lavorare in questa, non solo perché sono gli utilizzatori finali del software e tutto quanto, ma la questione clinica deve essere forte, altrimenti si gira a vuoto e diventano virtuosismi. Per esempio pure le challenge che ci sono sul Covid, per ottenere la rete con una miglioria magari inutile che fa overfitting per ottenere lo 0,03% in più di accuratezza e vince la competition. Questo non mi ha mai entusiasmato e mai lo farò, mi opporrò con tutte le mie forze pure nel sistema italiano. Grazie davvero all'ingegnere Giunti. Io avrei una domanda. Sì, grazie. Una domanda a Orro. Vai. Vieni Orro. Hai mostrato diversi progetti. Qual è la dimensione tipica di un dataset di immagini per fare progetti di questo tipo, tenendo conto, al di là del discorso della generazione randomizzata, sì. delle immagini, se non mi viene, non quella generativa, se non mi viene, sì. No, ma quella l'ho voluto portare perché si parla di intelligenza artificiale generativa, ho voluto portare un attimo l'applicazione. Certo, il dataset. Mi riferisco soprattutto ai problemi di segmentazione. Sì, qual è il dataset minimo? E poi un'altra domanda, te la faccio dopo, legata comunque a questo. Ti rispondo velocissimamente. Per esempio sul cancro ovarico, che è stato l'argomento principale su cui ho lavorato negli ultimi anni, i dataset sono molto piccoli, nell'ordine delle centinaia di pazienti. Quindi Di immagini indipendenti, diciamo? Esatto. Sì, di TAC indipendenti, okay. Magari pure con qualche dato di circulating tumor DNA o altre CA125, alcune misure diagnosi, però nell'ordine del poco più di 110, così me lo ricordo preciso. E poi per avere un dataset esterno siamo andati in un altro istituto a Londra, ci siamo appoggiati. Però il dataset addirittura più piccolo, quindi non superiore all'ordine delle centinaia. Ed è complicato, perché soprattutto per l'addestramento di queste reti abbiamo dovuto fare salti mortali migliaia. Sì. Nei problemi di segmentazione ha senso dividere l'immagine in più parti? Cioè in 4-5 parti, visto che sto segmentando, non è una classificazione, proprio sto segmentando l'immagine. Sì, esempio, viene fatto o è considerato un... Sì, viene fatto automaticamente. Praticamente, se posso, ti mostro un attimo. Così perché sarebbero 100 immagini moltiplicate per quante volte la divido. Sì, diciamo. Però non è magari sufficiente. Questo, il ragionamento ci sta.
aspetta che faccio vedere. Per esempio qua, questo sempre per tornare a quell'aspetto, questa non new net, che poi come puoi vedere qui è pure diventata una delle reti più utilizzate, è stata pubblicata su Nature Methods, pure, utilizza un po' la tua idea, perché va a fare una prima fase, quindi ha due stage, come accennavo prima. La prima fase fa la detection su un'immagine a più bassa risoluzione, dopodiché su quella regione ci si concentra e si va a fare la segmentazione accurata ad alta risoluzione, per evitare che il modello sia troppo complesso in primis, quindi si fa una prima fase di cropping su queste immagini, quindi quello penso di aver capito quello che dice, certo, sì, no, e poi si fa in maniera automatica, diciamo, quindi perché poi questi sono è particolarmente complicato perché la zona addominale, questo tipo di tumore può apparire in varie posizioni, non c'è un atlante che possa guidare la rilevazione, quindi tante sfide oltre al dataset di dimensioni molto limitate. Certo, ultimissima cosa, nella data augmentation non si rischia di reimpastare un po' sempre gli stessi dati poi alla fine? Cioè, vedo che viene usata, però sì, questo per questo viene fatto pure a livello di feature, come non solo sulle immagini, ma sulle feature, e lì il rischio è molto alto. Sulle immagini un po' di varietà si riesce ad ottenere, soprattutto con prima c'erano limiti forti sulla dimensione di output che si riusciva a ottenere, per esempio non si riusciva ad andare oltre 128x128 pixel, quindi certo, sì, molto piccolo. Poi con degli accorgimenti e delle soluzioni incrementali si è riuscito ad ottenere sono riuscito a ottenere immagini di dimensioni adeguate. Relativamente ai dati che sono reimpastati, però un po' di diversità si è riuscita a ottenere, per esempio con un grafico di dimensionality reduction che si chiama Disney, siamo riusciti a vedere che una parte dello spazio delle feature non coperta dalle immagini originali veniva un po' coperta dalle immagini sintetiche generate, e questo ha permesso di migliorare significativamente la sensitività di un classificatore, un arresto netto che abbiamo messo. Grazie mille, grazie. Grazie davvero, evidentemente ha suscitato molto interesse, come si è visto, sia nell'ambito medico che nell'ambito ingegneristico, quindi ora passerei la parola a Rizzo. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io sono Elisa Scalco, lavoro presso l'ITB nel laboratorio di elaborazione di segnali e immagini biomediche con la dottoressa Rizzo che compare nel programma. Faccio un breve intervento su radiomica e deep learning nell'imaging oncologico che si riallaccia molto all'intervento precedente. Allora, come dicevo, farò una breve presentazione che in parte si sovrappone, in parte integra la presentazione precedente, in cui cerco un po' di differenziare i due concetti di radiomica e deep learning per l'estrazione di. Per l'estrazione di biomarker dalle immagini tramite algoritmi di intelligenza artificiale. Se vogliamo estrarre dei marcatori dalle immagini, diciamo che il processo tramite algoritmi di intelligenza artificiale abbastanza, in modo abbastanza generalizzato, il processo parte dall'acquisizione di immagini mediche, con eventualmente l'identificazione e la segmentazione della struttura di interesse, che nella maggior parte dei casi in ambito oncologico è il tumore, eventualmente l'utilizzo di mappe funzionali o mappe quantitative che ci danno delle altre informazioni oltre all'anatomia e alle informazioni strutturali dei tessuti. Queste immagini vengono date in pasto a un generico algoritmo di intelligenza artificiale che è in grado di stratificare i pazienti, con l'obiettivo finale di predire un outcome che potrebbe essere la risposta al trattamento,
l'efficacia di una terapia, la presenza di eventi avversi, la progressione della malattia, oppure fare prognosi e quindi predire la sopravvivenza, le recidive e altri outcome sempre legati alla prognosi. Per fare questo, quindi, abbiamo parlato di intelligenza artificiale che nel caso appunto dell'imaging biomedico potrebbe essere di due tipi. Quindi potrebbe essere l'utilizzo di feature radiomiche, feature che vengono definite a priori da parte dell'operatore, dell'esperto, che quindi definisce la formulazione matematica e quindi il significato delle feature che vuole andare ad estrarre, per cui avrà bisogno dell'immagine e della regione di interesse da cui estrarre le feature. Queste poi andranno in pasto a un classificatore che ci restituirà la predizione dell'outcome. L'altro approccio che abbiamo già visto nelle precedenti presentazioni è quello dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per identificare in modo automatico quali sono le caratteristiche più importanti legate al mio outcome, all'outcome desiderato. Quindi in questo caso la mia immagine in input può essere data direttamente in input all'algoritmo di estrazione delle feature più classificatore, che sarà in grado di identificare in modo automatico quali sono i parametri principali estratte dalle immagini per avere la predizione dell'outcome di interesse. Quindi adesso cerchiamo di vedere un po' più nel dettaglio questi due approcci con i loro limiti e i loro vantaggi. Allora, come abbiamo visto anche precedentemente, questo è il classico workflow, la classica pipeline della radiomica, in cui si parte con un'immagine in input. Questa richiederà eventualmente un certo pre-processing dell'immagine, magari per togliere artefatti, registrare le immagini, segmentare le regioni di interesse, diminuire il rumore. A questo punto, all'interno della regione di interesse segmentata, si andranno a estrarre delle feature radiomiche che serviranno poi per creare il modello di predizione attraverso algoritmi classici di machine learning legati quindi alla classificazione, alla selezione delle variabili per ottenere la predizione dell'outcome. Quali sono queste feature radiomiche? La radiomica in realtà è una definizione abbastanza generica che comprende diversi tipi di feature. Diciamo che le più importanti, quelle a cui ci si riferisce generalmente, sono quelle legate alla descrizione della forma e della morfologia della struttura, le feature legate alla distribuzione dei valori di grigio nell'immagine tramite un'analisi dell'istogramma, quelle che descrivono la texture e quindi vanno a vedere le relazioni spaziali tra i livelli di grigio nella regione di interesse. Poi eventualmente possiamo aggiungere anche altri tipi di feature che sono legate magari all'informazione quantitativa che si può ricavare dall'immagine, quindi ad esempio se abbiamo delle acquisizioni che sono intrinsecamente quantitative possiamo inserire questi descrittori tra le feature radiomiche. Possiamo avere delle feature in grado di catturare la dinamica e la cinetica di alcuni processi fisiologici e infine delle feature in grado anche di descrivere il microambiente tumorale, quindi che non sono legate solamente alla presenza, alla caratterizzazione dell'eterogeneità all'interno del tumore, ma riescono anche a studiare l'eterogeneità nell'ambiente peritumorale. Per quanto riguarda per esempio le feature più quantitative, ovviamente queste sono legate al tipo di acquisizione che abbiamo a disposizione, per cui possiamo stimare delle caratteristiche legate alla perfusione attraverso ad esempio imaging PET, SPECT, oppure DSC, DSC, MRI, oppure arterial spill labeling, dove quindi possiamo andare a stimare il volume sanguigno, il flusso sanguigno, oppure avere imaging relegato al metabolismo, quindi ad esempio sempre PET, SPECT attraverso la quantificazione del SUV, oppure modelli di diffusione dell'immagine tramite imaging di risonanza magnetica, in cui possiamo andare a studiare magari
caratterizzazione strutturale, la microstruttura del tessuto, le proprietà di perfusione, di diffusione, come le caratteristiche microstrutturali. Questo viene fatto soprattutto con modelli avanzati di risonanza magnetica di diffusione. E infine, magari proprietà legate alle acquisizioni di risonanza magnetica legate alla suscettibilità e alla relassometria. E quindi andare in questo caso magari a studiare la composizione dei tessuti attraverso la quantificazione del T1, del T2, della frazione di grasso, della frazione di acqua, eccetera. Tutte queste quindi possono essere considerate feature radiomiche insieme a quelle che abbiamo già definito precedentemente, più legate invece all'organizzazione spaziale del tessuto e alla sua eterogeneità. Quali sono le sfide principali legate alla radiomica? Innanzitutto il fatto che la radiomica richiede una standardizzazione dei processi. Come abbiamo visto, per avere un modello radiomico bisogna fare diversi passi, dall'acquisizione alla segmentazione, il pre-processing, l'estrazione delle feature, la costruzione del modello. Chiaramente ognuno di questi pezzettini della mia pipeline andrà a influire sulla riproducibilità e la robustezza del modello radiomico, per cui quello che si cerca di fare è innanzitutto standardizzare questo workflow quanto più possibile. Ci sono delle iniziative in questo settore che cercano di dare delle linee guida su come lavorare al meglio per standardizzare questi processi. La più importante, la più conosciuta è questa IBSI. Che si occupa soprattutto della standardizzazione, della definizione delle feature e del pre-processing necessario per il calcolo, per l'estrazione di queste feature dalle immagini. Per cui, soprattutto negli ultimi anni, quello che si vede in letteratura è il fatto di utilizzare delle feature e anche degli algoritmi, dei tool che siano almeno in grado di seguire le linee guida proposte da questa iniziativa, in modo tale che almeno una parte della pipeline sia standardizzata e sia riproducibile, quindi anche soprattutto nel caso di studi multiclinici. Ovviamente non si riesce a standardizzare tutto, basti pensare all'acquisizione delle immagini, che se viene fatta in centri diversi, chiaramente viene fatta utilizzando scanner diversi, per cui una completa standardizzazione non sarà mai possibile. Per cui un'altra branca dello studio che riguarda la radiomica è sicuramente la capacità di identificare dei parametri che siano robusti e riproducibili in assenza di una completa standardizzazione. Quindi in questo campo lo studio della riproducibilità e della robustezza delle feature rispetto a vari fattori è sicuramente un campo molto esplorato negli ultimi anni soprattutto ha portato a moltissimi lavori che vanno proprio ad analizzare l'influenza di ogni singolo fattore, dal tipo di scanner, la sequenza utilizzata, il tipo di acquisizione, il tipo di pre-processing sull'immagine, come vengono calcolate le feature, come vengono implementati i modelli, quindi il singolo fattore influenza la riproducibilità del risultato. Per cui la selezione poi delle feature in base ai risultati maggiormente riproducibili, è sicuramente un'indicazione che viene data. Legato a questo punto, poi c'è anche l'ottenimento di modelli radiomici che siano robusti per la predizione dell'outcome di interesse, quindi non è sufficiente avere delle feature che siano riproducibili per avere un modello robusto, ma bisogna anche essere sicuri che il risultato finale del modello sia riproducibile. Oltre a essere riproducibile la feature, deve essere riproducibile anche il modello. E infine l'ultimo problema intrinseco rispetto alla radiomica è l'interpretabilità del significato biologico di queste feature. Ovviamente, soprattutto se parliamo dei parametri legati alla texture e all'istogramma e ai valori dell'intensità di grigio delle immagini, i parametri sono definiti con delle espressioni matematiche che non è sempre facile ricondurre a un'interpretazione biologica o fisiologica rispetto a quello che andiamo a studiare. Per cui anche in questo caso ci sono diversi studi che tentano di dare almeno una correlazione tra i singoli parametri di tessitura, per esempio,
e magari parametri legati più alla genomica o alla, alle omiche, insomma, del tessuto, quindi all'informazione legata al genotipo tumorale, oppure una correlazione tra quello che noi vediamo sulle immagini tipo di risonanza o di TAC, che sono comunque a una risoluzione tutto sommato limitata, con quello che si può vedere su immagini istopatologiche, che invece hanno chiaramente una risoluzione molto più elevata. Poi anche in questo caso la correlazione tra il parametro radiomico sull'immagine radiologica e il parametro radiomico sull'immagine istopatologica può aiutare nella comprensione del significato del modello che andiamo a costruire. Dalla parte opposta invece abbiamo i modelli legati al deep learning. In questo caso parliamo soprattutto di reti convoluzionali e abbiamo di fatto due strade principali che possiamo esplorare. La prima, in cui dall'immagine in input di partenza, senza nessuna, eventualmente anche senza nessun tipo di preprocessing o identificazione della regione di interesse, viene data in input alla mia rete di convoluzione, che viene addestrata dall'inizio alla fine per ottenere la predizione del mio outcome di interesse. Questo ovviamente richiederebbe moltissimi dati per avere un risultato affidabile, per avere una predizione affidabile, per cui un altro tipo di approccio che viene utilizzato molto spesso in questo ambito è quello di utilizzare delle reti convoluzionali che sono state addestrate precedentemente su altri dataset e utilizzare queste reti preaddestrate per estrarre in modo automatico le feature a valle della rete, e poi queste feature che vengono estratte essere utilizzate come input a algoritmi di machine learning tradizionali, come abbiamo visto per la radiomica tradizionale, per ottenere la predizione. Come dicevamo prima, uno dei problemi principali, una delle sfide principali di questi approcci di deep learning è che necessitano di dataset molto ampi, con delle annotazioni curate, fatte con delle label che richiedono molto spesso molto lavoro, che richiedono anche magari un accordo tra gli operatori, per cui è molto difficile, soprattutto in ambito medico, avere questi dataset così grandi e così curati. Per cui esistono delle strategie per cercare di poter trasferire questo tipo di approccio anche nei casi in cui i dataset sono più piccoli. Quindi, per esempio, il primo approccio standard che viene utilizzato è quello del data augmentation, utilizzando o trasformazioni sintetiche molto semplici, quindi semplicemente applicando traslazioni, rotazioni, flip, zoom, eccetera, per poter dare una maggiore variabilità al dataset utilizzato per addestrare la rete, oppure utilizzare modelli generativi per aumentare in modo sintetico il dataset utilizzando delle trasformazioni di livello superiore. Altrimenti, altri approcci che vengono utilizzati soprattutto nella letteratura più recente sono quelli che cercano di attuare delle strategie di apprendimento diverse da quelle che richiedono un approccio completamente supervisionato, che richiederebbe quindi moltissimi dati annotati. Ci sono invece nuove altre strategie di tipo semi-supervisionato, completamente non supervisionato oppure debolmente supervisionato, insomma vari tipi di approcci, che diciamo cercano di sfruttare al meglio le poche informazioni, le poche annotazioni che magari uno può avere a disposizione nel proprio dataset. L'altro grosso problema legato all'utilizzo degli algoritmi di deep learning è la loro poca interpretabilità, soprattutto dal punto di vista dell'utilizzatore finale, perché molto spesso vengono viste come scatole nere, dove l'input che viene dato all'immagine, viene dato l'input utilizzato dato alla rete, e l'output che viene generato sono completamente, il meccanismo che genera questo output è completamente sconosciuto all'utilizzatore finale, che quindi non sa quanto possa affidarsi o meno a questo risultato. Per cui uno degli approcci che possono essere utilizzati per migliorare l'interpretabilità di questi metodi, ad esempio, è l'utilizzo di mappe di attivazione
che possono aiutare a comprendere perché la rete ha restituito un certo risultato. Ad esempio, in questa immagine potete vedere l'obiettivo era quello di identificare se nell'immagine fosse presente un tumore al seno. La rete in tutte e tre le immagini aveva dato un esito positivo, aveva classificato le immagini come immagini in cui fosse presente un tumore. Se noi andiamo a vedere le mappe di attivazione che evidenziano la regione dell'immagine che ha portato la rete a dare quella specifico output, vediamo che nei primi due casi effettivamente evidenzia quello che è il tumore, mentre nel terzo caso dà un'attivazione su una regione che è chiaramente fuori dalla regione di interesse. Per cui questo può aiutare l'utilizzatore finale a capire che nel caso C la rete ha dato un errore, ha dato un esito sbagliato, ha dato un errore, e perché ha dato questo errore. Quindi sicuramente questo è un approccio che, come dicevamo prima, può essere utile per migliorare l'affidabilità e l'interpretabilità di questi metodi. Quindi nel caso degli approcci di deep learning abbiamo visto che i limiti, le sfide maggiori sono quelle di ottenere dei dataset grossi, cioè numerosi e curati per poter addestrare al meglio la rete, avere dei modelli generalizzabili e che non siano che non abbiano dei bias alla loro base e interpretare i risultati della rete. Quindi per sintetizzare, ho riportato poi in questa tabella quali sono quindi le differenze tra i due approcci che abbiamo visto. Quindi per quanto riguarda la richiesta di dati, la radiomica tipicamente richiede una minore quantità di dati annotati per addestrare i modelli, mentre il deep learning richiede una quantità di dati decisamente superiore, anche se esistono delle tecniche per diciamo ovviare almeno in parte a questa richiesta. I parametri che vengono estratti nella radiomica sono predefiniti a priori, e quindi sappiamo già a che cosa andranno a descrivere, mentre gli approcci di deep learning apprendono automaticamente quali sono i parametri che maggiormente descrivono le immagini e che mi porteranno ad avere la migliore predizione dell'outcome. Per quanto riguarda le strategie di predizione, nella radiomica i modelli incorporano le feature radiomiche, che però richiede, mentre nel deep learning il modello può essere addestrato simultaneamente all'apprendimento delle feature stesse. L'annotazione dei dati nella radiomica sicuramente richiede una segmentazione molto accurata della regione di interesse, e la segmentazione è parte integrante della poca riproducibilità delle feature stesse, per cui una grossa la variabilità tra le segmentazioni porta a una variabilità nell'estrazione delle feature stesse, mentre per quanto riguarda il deep learning ha il vantaggio di non necessitare di una segmentazione molto accurata. Molto spesso è sufficiente una localizzazione abbastanza grezza della regione di interesse, o addirittura non serve nessuna informazione posizionale. Per quanto riguarda l'interpretabilità, sappiamo nella radiomica, se non altro sappiamo qual è il significato almeno matematico delle feature, e quindi possiamo in qualche modo avere una maggiore interpretabilità, anche se non abbiamo poi il corrispondente del significato biologico o fisiologico, mentre gli approcci di deep learning, come abbiamo visto, possono essere considerati approcci a scatola nera, ma ci sono delle tecniche di explainability che favoriscono l'interpretabilità e quindi possono dare degli strumenti per poter capire meglio come funzionano al loro interno. E infine, per quanto riguarda le risorse computazionali, tipicamente la radiomica non richiede un grande potenza di calcolo, anche perché parliamo di feature, di valori puntuali, di valori
numerici, mentre il deep learning ovviamente necessita di grande potenza di calcolo, soprattutto se abbiamo grandi dati, cioè grandi dataset numerosi con immagini 3D e se magari la rete stessa implementa delle procedure intrinsecamente tridimensionali che quindi richiedono che il dataset sia necessariamente molto oneroso. E con questo ho finito. Sì. Bene, grazie. Ci sono domande? Bene, la ringraziamo molto. Ha perfettamente integrato anche l'intervento di prima, quindi infatti. Mi pare che a conoscenza ce ne abbiamo, quindi speriamo di metterle a frutto prossimamente in senso pratico. Insomma. Bene, grazie. Allora, io avrei in lista adesso Leoni. Sì, eccomi. E allora, prima di passare la parola al collega, volevo avvisare Francesco che io devo andare a lavorare, devo montare in servizio alla Luna. Quindi io vi saluto qui e poi spero di riavere tutto ciò di cui avete parlato perché era il settore di mio interesse. Va bene, Francesco? Okay. Ciao, ciao. Grazie a voi di tutto. Grazie. Mi sentite? Sì. Sì, sì, però... Comincio? Sì. Okay. Allora, io parlerò un pochino delle scienze omiche nella diagnostica e in più, in particolare, con una maggiore attenzione sulla metabolomica. Sostanzialmente, per quanto riguarda le scienze omiche, noi sappiamo che l'analisi del genoma e genomica permette di andare a valutare sia i geni codificanti che non codificanti, i geni mitocondriali, eccetera, eccetera. Poi c'è la trascrittomica, che si occupa della parte dei trascritti di questi geni, perché ricordiamo che di una serie di geni che noi abbiamo e che va quindi a vedere sia gli RNA codificanti, cosiddetti RNA messaggeri, che quelli non codificanti. Poi c'è la parte di proteomica. Scusami, ti sentiamo un po' male. Mi sentiamo un po' male. Potresti aumentare il volume? Aumentare il volume non so. Perché ti sentiamo un po' basso, effettivamente. Non saprei come aumentare il volume, sinceramente. Se no, magari col microfono un po' più vicino. Parlo così. Mi sentite così? Sì, così è meglio. Ok, poi c'è la parte di proteomica nella quale si studiano i prodotti di questi RNA messaggeri, sono soprattutto proteine strutturali, enzimi e proteine funzionali, e poi c'è la metabolomica che si occupa quindi di andare a studiare la parte dei metaboliti che sono prodotti dalle attività enzimatiche. La metabolomica in particolare si basa sulla tecnologia della spettrometria di massa. La spettrometria di massa tramite in genere un'analisi di tipo cromatografico che permette di separare le molecole e quindi poi una fonte di ionizzazione si ha la formazione di ioni precursori che entrano quindi nel primo quadrupolo che è il cosiddetto filtro di massa, dopodiché si ha una successiva frammentazione e quindi poi la produzione di ioni figli. Diciamo che andando a vedere l'insieme degli ioni figli e degli ioni padri è possibile quindi andare a identificare e quantificare le singole molecole che nel caso della metabolomica poi sono in realtà centinaia. Fondamentalmente quindi, come potete vedere, si passa da 25.000 geni circa a 1 milione di trascritti a 20.000 proteine più o meno e a circa 1 migliaio di metaboliti che sono poi il prodotto di quei 5-10.000 geni che sono poi veramente attivi. Il metaboloma rappresenta quindi uno studio sistematico dei prodotti degli enzimi e di tutte le molecole che sono coinvolte nel metabolismo.
Il metabolismo è una rete, si parla infatti di rete metabolica, nel quale ci sono alcune parti fondamentali. Il ciclo dell'acido citrico, che si trova a livello mitocondriale, rappresenta sia la parte finale del catabolismo, cioè di quel metabolismo che serve per produrre energia, sia la parte iniziale invece dell'anabolismo, cioè di quella parte di metabolismo che si occupa della sintesi dei vari elementi, dei vari metaboliti. Poi ci sono il ciclo dell'urea e la sintesi degli amminoacidi. La sintesi degli amminoacidi è fondamentale per quanto riguarda le proteine, e il ciclo dell'urea serve per eliminare un prodotto tossico che è lo ionammonio. Collegato strettamente al ciclo dell'acido citrico, perché produce acetil-CoA, c'è la sintesi degli acidi grassi e la sintesi comunque dei lipidi. I lipidi sono fondamentali perché sono l'elemento strutturale delle membrane biologiche e perché consentono di orientare nel modo corretto la maggior parte delle proteine, che siano queste recettori oppure piuttosto che delle proteine effettrici. Il metabolismo degli zuccheri è importante sia perché gli zuccheri entrano nella struttura degli acidi nucleici, sia anche perché lo zucchero, il glucosio, rappresenta il principale, risorsa metabolica ed energetica, soprattutto per alcune cellule, in particolare per quanto riguarda i neuroni. Fondamentalmente, quindi, come funzionano la parte di attività sperimentale? Si formula un'ipotesi, ci si crea un disegno sperimentale, si raccolgono quindi i campioni, che possono essere di varia natura, si mettono a punto i metodi e quindi poi, tramite la spettrometria di massa, si raccolgono delle grandi quantità di dati. Tutti questi dati devono essere poi inseriti all'interno di un'analisi tipo statistico, che può mappare molto semplicemente singolo dato per singolo dato quello che è, per esempio, in caso controllo nella popolazione sottoposta allo studio maggiore rispetto a quella dei controlli. Si fanno poi delle mappature di intensità, nel quale si confrontano quindi controlli con quello che si vuole studiare, e quindi si dà una mappatura di tipo di colore. Oppure c'è la principal component analysis, che è fondamentalmente una metodica statistica che permette, attraverso poi delle trasformazioni logaritmiche, di andare a mappare la diffusione o le variazioni in una popolazione piuttosto che in un'altra. Tutto questo poi viene inserito all'interno di analisi di correlazione, che permettono quindi di andare a vedere come i parametri variano in funzione di altri parametri, e quindi poi si riescono a costruire delle mappe metaboliche. Allora, la parte di bioinformatica è fondamentale, perché a parte tutta la gestione strumentale analitica, che ovviamente si basa in buona parte, cioè si basa esclusivamente sull'utilizzo di software e di computer dedicati, la parte di bioinformatica è fondamentale per andare a identificare le strutture delle molecole. Ci sono, senza dilungarmi, varie metodiche di spettrometria di massa che permettono quindi di andare a capire quali sono le molecole. Poi esistono dei grandi atlanti dei software nei quali si vanno a immettere i fingerprint, cioè le frammentografie, le strutture di frammentazione delle molecole, e quindi poi, attraverso un matching informatico, si vanno a identificare tutti i picchi e quindi le singole molecole. Oltre all'identificazione, il vantaggio di questo approccio è quello di essere anche quantitativo, cioè mentre, diciamo, la proteomica è molto qualitativa, cioè va a identificare proteine che sono diverse rispetto a qualcos'altro, la metabolomica è sia qualitativa, ma è soprattutto quantitativa, perché si fa ricorso all'utilizzo di standard interni, a curve di calibrazione, a diluzioni isotopiche, per andare a fare delle misure esatte. Tenete presente che la spettrometria di massa a diluzione isotopica rappresenta, nel mondo del laboratorio, il metodo quantitativo definitivo. Per quanto riguarda poi
la conversione nelle mappe, è possibile quindi andare a fare delle complesse mappe dal punto di vista sia della quantificazione sia dal punto di vista metabolico. È chiaro quindi che la bioinformatica è fondamentale per la gestione di queste centinaia, se non anche migliaia di dati come prodotti. Oltre che alla metabolomica, anche la genomica è diventata ormai nel laboratorio anche di routine. Senza entrare in cose che possono suonare vagamente fantascientifiche, tipo il sequenziamento di tutto il genoma umano per motivi diagnostici, i costi per ora sono estremamente alti, non se ne vede neanche esattamente il beneficio, però adesso con un approccio di tipo genomico, ovviamente target, cioè andando a cercare pochi pezzi genomici, è possibile fare della diagnostica molto rapida. Per esempio la diagnostica microbiologica è completamente cambiata, si è passata dai test di agglutinazione al lattice o in saponette, quindi in queste piccole colonne cromatografiche, a delle analisi di sostanzialmente genomica multiplex che presenta 10, 20, 30 target e permette di identificare i patogeni di una certa infezione. Oltretutto lo permette di fare in tempi molto brevi, cioè siamo nell'ordine dei 60, 90, 120 minuti. Per esempio il sistema FilmArray permette, andando a caricare il campione all'interno di una cartuccia, cioè quindi l'operatore fa semplicemente carica un campione in una cartuccia, poi si lascia fare la corsa che richiede 90 minuti, alla fine il sistema di bioinformatica legge i risultati sulla base dei colpi di amplificazione. Questo è il kit, per esempio, che viene utilizzato per quanto riguarda le varie meningiti. Vedete quindi che con un singolo campione, una singola corsa di 90 minuti, noi siamo in grado di andare a identificare sei patogeni classici delle meningiti batteriche, poi sette patogeni per quanto riguarda le encefaliti e uno o due patogeni per quanto riguarda le infezioni di origine fungina. Quindi tutto questo è estremamente importante. Poi brevemente vi faccio vedere come per esempio la metabolomica entra nel creare delle ipotesi sperimentali nell'identificare dei possibili target terapeutici. Per esempio nella sclerosi multipla si sa che è legata agli anticorpi che riconoscono delle proteine della mieloide, della mielina. Però in realtà c'è tutto un danno legato allo stress ossidativo e alla tossicità nei confronti dei mitocondri. Per fare breve, non rubarvi troppo tempo, quindi si identificò tanto tempo fa, un lavoro che avevo fatto io, che alcune molecole prodotti di ossidazione, di stress ossidativo del colesterolo, erano aumentate nel liquor di pazienti con sclerosi multipla. Quindi siamo andati a vedere l'effetto di queste molecole a livello dei mitocondri e si vedeva come queste avevano un effetto sia tossico a livello delle cellule, cioè inducevano quindi delle disfunzioni a catena respiratoria, delle disfunzioni bioenergetiche e creavano quindi poi danno cellulare, e si vedeva come anche il mitocondrio era meno capace di gestire un carico di stress ossidativo, cioè di ione superossido, e dall'altra parte andava incontro a una disfunzione, ovvero sostanzialmente, essendo il mitocondrio la sede, il centro energetico della cellula, quando la catena respiratoria non funziona, anche tutto il sistema di produzione dell'energia della cellula non funziona. Quindi, andando a dosare tutto quello che fa parte dell'acido citrico, che come vi ho detto è questo ciclo biochimico che ha funzione sia di catabolismo e di produzione energetica, sia anche di produrre precursori che entrano poi nella sintesi delle molecole più complesse, si può capire come l'acido citrico è fondamentale anche nella sintesi dei lipidi. Perché? Perché fondamentalmente l'acetil-CoA che esce
dal mitocondrio attraverso la citratoliasi e poi coinvolto nella sintesi dei lipidi che costruiscono le membrane. Vi ricordo che infatti i lipidi, le membrane, sono fatte o di colesterolo o di esteri degli acidi grassi. E quindi fondamentalmente in questo studio fatto sugli oligodendrociti si vedeva come l'esposizione a questi ossisteroli tossici, che veniva in parte modulato dalla fotocuferolo, che è un antiossidante, si vedeva come tutti i precursori, tutte le molecole coinvolte nell'acido, nel ciclo di Krebs, risultavano quindi alterate e ridotte. Questo comportava poi una riduzione, per esempio, della funzione mitocondriale e quindi la produzione dell'ATP e del NAD. Ovviamente poi ne veniva un'alterazione del profilo dei lipidi e un'attivazione delle caspasi che possono essere poi fondamentalmente un obiettivo di inibizione, perché le caspasi sono degli effettori di istruzione delle cellule dei mitocondri nella morte cellulare programmata. Quindi attraverso i dati prodotti dalla metabolomica si avvaloravano e si andavano a verificare dei possibili target terapeutici. Per sintetizzare, così non rubo troppo tempo, quindi la metabolomica consente delle misure quantitative degli effetti genomici e trascrittomici. Anche la trascrittomica e la genomica, soprattutto la trascrittomica con la real-time PCR, permette di andare a fare delle analisi di carico, cioè di quantificazione della presenza di un trascritto, anche se non è così accurata. Queste scienze omiche permettono quindi la produzione e la raccolta di migliaia di informazioni e di dati sui pazienti che devono essere integrati ed elaborati da un punto di vista bioinformatico. E quindi la bioinformatica e tutto quello che è la gestione di questi enormi database è importantissimo per riuscire a poi ricavare delle informazioni. Resto comunque dell'idea che l'approccio umano è molto importante, perché per quanto si possa automatizzare, comunque l'uomo è in grado di governare la macchina e mi sento di dire che è il caso di non farci governare dalle macchine, perché le macchine fanno i dati, insomma, di laboratorio. Per chi come me è uno sperimentatore di laboratorio, le macchine fanno delle analisi, ma siamo noi che dobbiamo capire esattamente che cosa stanno facendo e tirare fuori il dato che cerchiamo. Quindi la conoscenza tecnica del mezzo è fondamentale per governare il mezzo, mentre invece purtroppo mi sembra che abbiamo sempre minore conoscenza tecnica della funzione del mezzo e quindi rischiamo di essere governati dal mezzo. Grazie. Grazie Valerio, una domanda. Da qui che è meglio? Qui ti vedono anche Giovanna. Una domanda dalla professoressa Rizzo. Dottoressa Rizzo. Grazie, io lo so pochissimo di niente di metabolomica, poco di omica, però faccio imaging. Allora la mia domanda è un po' provocatoria a voi omici, in questo senso. Che noi tutti usiamo strumenti di artificial intelligence, sappiamo e siamo sempre più interessati all'integrazione di dati. Si parla da anni di integrazione tra imaging e omico, a che punto si è? Quindi lo chiedevo a lei, come lo chiedo a Leonardo, perché noi facciamo imaging, siamo in un istituto di omiche, ma noi facciamo imaging e tutti gli altri fanno omiche. Quindi c'è qualcosa... Cioè c'è un motivo, come dire, solo culturale o c'è un motivo, ci sono dei motivi tecnici? Ecco, la domanda è seria, non è una cosa. Perché, è un po' il futuro, cioè voglio dire, le immagini sono un po' la via di mezzo tra la persona e l'anamnesi del medico e tutte le misure ematiche piuttosto che omiche che voi tirate fuori. Grazie. Beh, allora c'è in questo momento per ora ancora una grossa limitazione tecnica, nel senso che noi dobbiamo estrarre i metaboliti, le proteine, quello che noi vogliamo andare a misurare,
perché devono passare attraverso della strumentazione che ne permette quindi poi l'analisi e la quantificazione. È vero che c'è tutto un imaging metabolico che si sta sviluppando, ma le capacità di risoluzione sono ancora tutte da sviluppare, cioè noi con le spettrometri di massa andiamo giù fino alle femtomoli. Io non so quanto un imaging è in grado di andare a vedere le femtomoli di una certa molecola, a parte il fatto che poi bisogna riuscire a trovare il modo, e si fa soprattutto con la risonanza magnetica nucleare, di eccitare quella specifica molecola o quel gruppo di molecole che vado, perché se no noi eccitiamo fondamentalmente molecole d'acqua piuttosto che legami di tipo amminico, e siccome queste sono diffuse in classi di molecole estremamente varie, poi ci danno un segnale molto confuso e pieno di sovrapposizioni. Poi bisogna andare a riconoscere tutti i vari, come dire, parlando di metabolomica, i metaboliti che sono alla base di ciascun segnale. È una questione sicuramente tecnico-tecnologica. È vero che adesso comincia a esserci, con i sistemi MALDI, è possibile per esempio andare a prendere fette di tessuto e quindi con il laser colpire aree estremamente ristrette che permettono quindi la ionizzazione delle molecole, poi vengono sparate all'interno di un sistema TOF per andarle a quantificare. Cioè, questo si comincia a fare. Però, secondo me c'è una discrepanza in questo momento di risoluzione tra l'imaging e le analisi di tipo quantitativo, soprattutto in spettrometria di massa. Cioè, noi andiamo a quantificare molecole veramente a livelli bassissimi. Non so quanto un sistema di imaging è in grado di arrivare a tale sensibilità. Grazie. Bene, io aggiungo solo che ci sono anche tecniche che riguardano invece l'espressione genica, single cell, che permettono di integrare il dato di espressione su un tessuto, qui anche su un'immagine eventualmente. Comunque costosissime. I problemi più che tecnici sono di costi. Per cui non so quanto sono usate ancora. Io avrei una domanda invece per lui. Nella metabolomica in particolare, so che il dato è molto molto variabile. C'è una variabilità del dato molto... molto importante. Com'è che viene gestito in termini di analisi statistica bioinformatiche proprio la variabilità del dato? Cioè, lo stesso paziente da un'ora all'altra gli cambia il metabolomo, cioè l'espressione dei metaboliti, so, almeno così so per esperienza. La standardizzazione dei dati è estremamente complessa, tanto è vero che se si può, si cerca di lavorare in batch, cioè di fare in modo tale che le analisi corrano tutte insieme, già in questo modo diminuendo molto la variabilità analitica. Poi si utilizza per esempio un array di standard interni, cioè si utilizzano standard interni, c'è alcuni metaboliti isotopi stabili che permettono di andare a quantificare classi di molecole diverse in modo tale che io posso normalizzare tutte le differenze di segnale in qualche modo legando a delle molecole che so che in la quantità precisa che io ho messo dentro. Effettivamente ci sono dei modi per andare a studiare anche la variabilità biologica. Il mondo del laboratorio e il calcolo dei cosiddetti valori di riferimento si basa in buona parte sullo stabilire la variabilità biologica, cioè l'effetto delle variazioni giorno per giorno sui parametri che noi misuriamo. Chiaramente è un enorme lavoro sperimentale, nel senso per ora queste cose le facciamo negli esami di routine classici che vengono utilizzati nella diagnostica di laboratorio. Ma si stanno aggiungendo centinaia di molecole perché si vede che hanno un'importanza biologica. Grazie Valerio. Grazie. Adesso passiamo la parola a Gianluca. Comunque volevo dire questo prima di chiudere questo tuo intervento. Abbiamo visto nella seconda sessione
già Balossino e Mauri stamattina dicevano da, qual è la fonte del dato. Ecco, in campo medico abbiamo visto che le immagini, quindi la radiologia e il laboratorio di analisi sono i grandi centri che forniscono miliardi di dati, immagini. Poi ci sono altri con queste grandi apparecchiature, abbiamo visto le apparecchiature di fisica sanitaria, risonanza, TAC, eccetera, qui piano piano stiamo arrivando anche qui a avere grosse apparecchiature come la spettrometria di massa. Adesso abbiamo altri luoghi, in particolare nella parte clinica, ma anche nella parte, se vogliamo, anche domestica del corpo del paziente, altri sensori, altri strumenti che catturano dati da portare poi in queste piattaforme. Questo era l'obiettivo dell'integrazione di cui parlava Rundo, l'obiettivo della domanda che ha fatto la dottoressa Rizzo, cioè riuscire a capire dove e quando la tecnologia cattura, raccoglie dati, immagini e segnali e quando invece l'informatica riesce a integrarle e a metterle insieme. Un po' lo sviluppo, se vogliamo, della tecnologia biomedicale, che è quello di catturare dati, prendere il più possibile anche da parte più interna del lavorando il sangue, lavorando, analizzando il sangue, eccetera, o trovando strumenti di penetrazione più forte come quelli della diagnostica per immagini. Vediamo cosa ci dice adesso Giansanti e Daniele e la dottoressa Pirrera dell'Istituto di Superiore di Sanità. Poi abbiamo un'altra ultima relazione del professor Zoppius e della collega, in modo da fare un 10 minuti, ce la fate? 10 minuti, 12 minuti, in modo per un'e mezza di chiudere e fare la pausa pranzo. Prego Daniele. Grazie professore dell'invito. Noi abbiamo portato un contributo complementare rispetto a quelli che abbiamo visto. Il titolo è quello che ci interessa, la complementarietà. Infatti, siamo stati molto contenti di vedere questo lato della complementarietà in tutte le presentazioni. Il titolo è Impatto ed aspettative dell'introduzione dell'intelligenza artificiale in patologia digitale. E qui abbiamo una presentazione a quattro mani che abbiamo fatto sia io che Antonio. Lascio la parola ad Antonio, ci atteneremo. Ok. Perfetto. Ma non li vediamo noi le immagini. Vedete? Sì, vediamo il vostro lucido. Ok, vai Antonio. Ok, grazie professore per l'invito. E come diceva Daniele, abbiamo realizzato questo piccolo contributo. E chiaramente l'intelligenza artificiale si può definire come l'abilità di un sistema tecnologico di risolvere problemi o svolgere attività e compiti imitando in qualche modo la cognizione umana. Aspetta, mi sono impicciata con le frecce. L'intelligenza artificiale applicata alla salute coinvolge diversi ambiti, come per esempio la gestione della salute della popolazione, la chirurgia assistita da robot, analisi di dati. Vai avanti con le slide. Ok. E siamo rimasti alla prima noi. Vediamo la seconda? Ok. Non la vediamo però. Non è condivisa. Eccomi. È condivisa, sì. Però è fermo sulla prima immagine, giusto? Allora, aspetta, vediamo. Che è successo? Adesso è giusto, va bene. Vantaggi e vantaggi percepiti. Ok. Software, vabbè, non importa. Va bene così, se voi vedete? Sì. Questa okay. È la terza slide. Ok. I vantaggi attesi sono un accesso più facile e veloce all'assistenza sanitaria, diagnosi più accurate, possibilmente la riduzione degli errori medici, la ricerca e innovazione in medicina, il supporto ai processi diagnostici, la pianificazione sanitaria e la farmacovigilanza. Gli svantaggi al momento rispetto a questo tema sono abbastanza costosi da costruire, come è stato già detto, il rischio che queste tecnologie possano ridurre le opportunità di lavoro, mancano di creatività, la mancanza di fiducia nella capacità dei robot di prendere decisioni in situazioni inaspettate, il fatto che l'accesso per le persone è abbastanza
complesso e non sono immediatamente percepibili le potenzialità della tecnologia. La poca visibilità inoltre degli algoritmi agli esperti, quindi il bisogno di un explanatory sull'intelligenza artificiale. Allora, lascio perdere le dissolvenze che mi sembra che non funziona. Diciamo, tra i principali casi di utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario riguardano l'imaging medico, la patologia digitale e la genomica. La versatilità di queste, diciamo, metodiche innovative in patologia digitale è già stata ampiamente dimostrata in diversi campi, tra i quali, diciamo, l'interpretazione a distanza per la diagnosi primaria, la richiesta di parere, le seconde opinioni, le consultazioni, il cosiddetto teleconsulto, nella ricerca e nell'educazione, nella valutazione dei preparati in sede di discussione multidisciplinare, diciamo, attraverso quei gruppi didattici disciplinari, e nella revisione, diciamo, cito-istologica per arruolamento nei trial clinici, diciamo nell'uso della sperimentazione clinica. Attualmente, diciamo, per quanto riguarda la patologia digitale, possiamo dire che i nuovi processi tecnologici hanno permesso di realizzare immagini digitali ad altissima risoluzione, prodotti dalla scansione dei vetrini istologici e citologici. E tutto questo permette ai patologi di fare diagnosi osservando direttamente l'immagine da uno schermo senza l'uso del microscopio ottico. L'immagine digitale ha una durata illimitata e facilita il tracciamento ed il recupero dei dati, quindi diciamo una longevità che prima non era possibile. È possibile accedere facilmente alla diapositiva anziché dover recuperare il vetrino istologico o citologico del paziente in archivio, risolvendo così uno dei grossi problemi dei laboratori di anatomia patologica riguardo alla corretta conservazione ed archiviazione dei vetrini. E poi c'è la possibilità di avere delle immagini digitali che permette uno scambio rapido a distanza e facilita, diciamo, una interoperabilità a distanza. Tutto questo però ci fa pensare che la digitalizzazione è propedeutica in sanità all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Noi, rispetto, diciamo, a quello che abbiamo visto prima, diciamo, ad esempio la radiologia digitale comprende diversi settori, e possiamo dire che la patologia digitale, come vedremo, sta in ritardo rispetto alla radiologia digitale. Questo è un po' il messaggio che vuole lanciare il nostro contributo. E quindi nell'immagine diagnostico questo è particolarmente evidente, diciamo, questo, l'importanza e la propedeuticità della digitalizzazione. La diffusione e l'integrazione dell'immagine diagnostico è in relazione quindi ai processi di standardizzazione. Quindi digitalizzazione e standardizzazione, e alla base di questi processi di standardizzazione c'è il DICOM, che in radiologia digitale ormai, diciamo, si è consolidata a partire dal 1993. Non la so allungare troppo, però quello che volevo dire è che in patologia digitale questo processo è più tardivo e sta avvenendo con il cosiddetto DICOM WSI, che è proprio specifico e a cui, diciamo, i costruttori non si sono ancora completamente, diciamo, adeguati, e questo comporta un certo ritardo. Quindi la radiologia digitale, tutto quello che abbiamo visto fino adesso, è un passo avanti, e quindi automaticamente è un passo avanti anche l'intelligenza artificiale. Quindi la digitalizzazione ha permesso di analizzare ha creato diverse opportunità. Non le sto a ricordare perché l'avete ampiamente, diciamo, discusso, diciamo, nelle presentazioni precedenti, anche per dare un po' una sintesi alla presentazione, però il messaggio che vogliamo lanciare è che la radiologia digitale si sta più avanti, e quindi, diciamo, tutto questo, no? A partire dai CAD che ti propongono con una certa percentuale di probabilità, diciamo, delle caratteristiche delle immagini, al medico radiologo, in modo tale che poi lui può approfondire e vedere se in effetti quella proposta del CAD è coerente, diciamo, con l'ipotesi, diciamo, di esempio di malignità, diciamo, di quell'area. Ecco. E sostanzialmente, mi dispiace che non parte l'animazione, era tanto carina, però insomma abbiamo il vetrino digitale che va in uno scanner, funziona in maniera a tempo differito tutto questo procedimento. Cioè abbiamo il vetrino, va nello scanner, lo scanner viene condiviso, diciamo, viene condivisa la virtual slide, quindi un tempo differito, non c'è più la telepatologia robotizzata come un tempo, perché non si è dimostrata vantaggiosa per via dei delay che si verificavano nella rete. Comunque da questo server poi si può accedere a queste immagini, fare delle snapshot e poi da lì applicare anche l'intelligenza artificiale. Tutto questo per dire quindi che la digitalizzazione sta alla base di tutto questo. Noi abbiamo fatto un sondaggio che è ancora attivo, poi se c'è con lo smartphone può essere anche inquadrato, diciamo, da questo sondaggio per vedere appunto cosa si pensa di questo processo che è in ritardo rispetto a quello della radiologia digitale
negli addetti ai lavori. Diciamo, è stato un sondaggio, diciamo, fatto sui professionisti. Tra quello che diciamo adesso, qui vorrei cercare di far partire la presentazione perché questo schiaccia un pochettino tutto. Un attimo solo, vediamo se parte. Ditemi se parte, vedete? No, vediamo ancora il sondaggio. Sì, non parte. Vabbè, comunque sono state fatte diciamo diverse domande che stanno sotto a questa slide. Comunque, in questi settori specifici della diagnostica biomedica, ritieni più promettente l'integrazione dell'intelligenza artificiale? Era possibile assegnare un valore da 1 a 6, quindi il valore medio teorico era di 3,5. Mm. E tutte le proposte hanno mostrato un alto gradimento, come si evidenzia dal grafico butterfly. Per quanto riguarda, stiamo parlando del settore della patologia digitale, quindi nell'istologia digitale, nell'integrazione con i dati, l'integrazione con i dati storici e clinici del paziente e l'integrazione della patologia digitale con la radiologia digitale, questo è un altro aspetto molto importante, nel controllo della qualità e nell'integrazione con la cartella clinica virtuale. Questo, diciamo, questa la domanda 9, diciamo, era un po' una domanda di sintesi, diciamo, rispetto a quelle precedenti, che diciamo con le dissolvenze, diciamo, non viene visto dal sistema. Questo credo le vedete bene, questa domanda, diciamo, ci dice in quali settori più in generale viene utile l'intelligenza artificiale, sempre limitatamente alla patologia digitale, all'analisi del rischio, nella terapia, nella prevenzione. Diciamo, questi sono il diagramma Butterfly, mostra un alto gradimento perché la parte sopra lo 0% è decisamente maggiore rispetto a quella sotto lo 0%. E questa è la domanda clou, la domanda proprio: penso che l'intelligenza artificiale nel mio settore causerà la perdita dei posti di lavoro, sostituirà il lavoro umano, sarà utile ma complementare? E diciamo, da questa domanda si è verificata, diciamo, una risposta equilibrata da parte, diciamo, la maggior parte ritiene, diciamo, che sarà darà un contributo complementare ma non si sostituirà, naturalmente, come abbiamo detto anche per la radiologia digitale, al personale umano. A pari merito qua, diciamo, come potrò essere utile io all'intelligenza artificiale? Nel monitoraggio delle performance, nel collegamento con la ricerca, e sono i due, diciamo, le due domande che hanno ricevuto più attenzione. Le evidenze, diciamo, da questo sondaggio, dalle ricerche ottenute, viene dimostrata l'importanza dell'ausilio dell'intelligenza artificiale come una risorsa aggiuntiva, quindi aggiuntiva, ma non che non va di fatto a sostituire il lavoro già svolto dai professionisti, bensì che va ad agevolare il workflow sanitario, apportando benefici in termini di timing e accuracy. Per tale motivo i risultati ottenuti dal sondaggio testimoniano che vi è un entusiasmo generale da parte dei professionisti del settore e della ricerca affinché possa arrivare ad un'integrazione definitiva dell'intelligenza artificiale nella patologia digitale, dove abbiamo detto è partita con un certo ritardo. Con Antonio ci siamo posti anche il problema di ma in altri settori border, come la dermatologia digitale, qui abbiamo addirittura il problema delle app nelle mani del cittadino per la cosiddetta self-diagnosis e la self-therapy. Il paradigma cambia perché mentre nella radiologia digitale e nella patologia digitale è un discorso tra esperti che manovrano le immagini, qui a questo punto cioè il sistema va nelle mani del cittadino, quindi ci sono delle problematiche da tenere conto. Quindi differenze con la patologia e radiologia digitale, dove l'interlocuzione è tra professionisti, quindi in dermatologia cambia il paradigma, abbiamo notato con Antonio. Quindi con Daniele abbiamo tentato intanto di costruire un piccolo approfondimento su un'app che si chiama Dermassist di Google, che in qualche modo cerca di dare delle, come dire, una possibilità alle persone, in questo caso agli utilizzatori, di verificare attraverso diciamo un'inquadratura che si fa sulla cute interessata da un fastidio qualunque, appunto questa app dà diciamo delle risposte. Ovviamente è un'app molto, diciamo, che è nell'occhio del ciclone, perché in Europa è stata riconosciuta come un dispositivo medico di classe prima, mentre invece l'FDA non l'ha ancora proprio neanche valutata, quindi negli Stati Uniti non è possibile utilizzarla. Peraltro, diciamo,
è stata messa al centro di alcuni studi internazionali, dove chiaramente l'alert maggiore era per i melanomi, perché chiaramente diciamo, gli utilizzatori probabilmente la prima cosa che fanno è quella di inquadrare qualcosa che, ha, che potrebbe somigliare ad un melanoma, comunque ad un, diciamo, inquadrano il neo per capire se può essere un melanoma, e questo non è il massimo. Peraltro noi abbiamo provato, siccome io mi occupo della sicurezza dei tatuaggi, abbiamo cercato di capire se questa app può in qualche modo essere utilizzata anche nel monitoraggio del tatuaggio, diciamo a breve o a lungo termine. E in questo caso ChatGPT ci ha risposto che potrebbe essere una buona idea, e che chiaramente non si può non tener conto delle indicazioni del medico, assolutamente, però potrebbe essere una buona idea, soprattutto per valutare quelle modifiche che magari possono poi essere predittive di una difficoltà legata ad infezioni o ad allergie. Chiaramente vi salto tutta questa parte, però la cosa che ci tenevo a dire è che chiaramente diciamo, il tema sui tatuaggi in generale è un tema molto caldo, perché sono, la popolazione dei tatuati è continuamente in aumento. Queste sono alcune delle patologie legate al tatuaggio, e sarebbe interessante capire come questo tipo di applicazioni possono in qualche modo magari venire in aiuto soprattutto dei medici, non certamente degli utilizzatori profani cosiddetti. Passo a Daniele. Quindi, diciamo, in conclusione, diciamo, il nostro contributo evidenzia che l'integrazione dell'intelligenza artificiale in patologia digitale sta avvenendo con un leggero ritardo rispetto alla radiologia digitale, e questo perché nella sequenza di digitalizzazione e standardizzazione si è più indietro. Le aspettative dei professionisti sono importanti, abbiamo visto nella SARVE. L'impatto sul cittadino in alcuni settori border può essere importante, vedi la dermatologia digitale, per via di app per l'autocontrollo direttamente nelle sue mani, quindi c'è un nuovo paradigma di cui bisogna tenere conto. Le potenzialità in questi settori border sono notevoli, vedi la diffusione dei settori dei tatuaggi, come ha detto Antonio. Quindi occorre pertanto che studiosi, cittadini e stakeholder si parlino ed affrontino assieme le relative problematiche attraverso strumenti di consensus che trattino pure di aspetti regolatori ed etici. E quindi con questa ringraziamo per l'attenzione. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi per questa overview, veramente poi siete nei tempi. C'è qualche domanda? Se no ce n'ho una io. L'FDA, abbiamo visto stamattina che ha approvato quella sperimentazione di Musk, mi pare, sull'impianto di elettrodi per catturare il cervello, per catturare dei dati. Come mai qui è contraria, mentre credo cos'è la, non l'AIFA, l'EMA l'ha approvata? No, diciamo è stato... È diventato dispositivo medico di fascia 1? Prima classe, sì. Prima classe. E qual è il problema dell'FDA? Probabilmente i falsi positivi, lo so, qui abbiamo un epidemiologo. Secondo noi la riproducibilità. Quale può essere il problema per cui ha detto di no? Perché se uno si fa l'autodiagnosi, sì. Il problema della riproducibilità, con Antonio abbiamo fatto diverse ipotesi, un problema che sicuramente si crea è quello che, per cui alla fine... supponiamo che uno usa un certo monitor, un device, esatto. Un certo smartphone. Non tutti hanno lo stesso smartphone, non tutti hanno lo stesso smartphone con le stesse caratteristiche, ma anche, pensiamo anche all'angolazione con cui uno fa le foto, esatto. Con cui diciamo, quindi diciamo, probabilmente diciamo, ci sono aspetti che possono passare dalla riproducibilità, ma anche dalla cyber security. Un problema che abbiamo trovato con Antonio guardando un pochettino sulla dermatologia sono questi aspetti di cyber security in cui praticamente ci sono degli studi internazionali in cui si nota che c'è una grande, diciamo, ci sono grandi vuoti in generale su queste app che sono diffuse, sì. Per quanto riguarda la dermatologia, per quanto riguarda la cyber security. Quindi possiamo fare delle ipotesi. Esatto. Sicuramente, diciamo,
loro hanno ottenuto chiaramente il marchio CE come dispositivo medico perché comunque viene garantita l'anonimato e diciamo l'utilizzatore non viene in qualche modo tracciato, loro garantiscono che il dato fotografico, quindi l'immagine che viene poi immagazzinata, viene conservata secondo diciamo i criteri previsti dalla privacy in Europa. Negli Stati Uniti sono stati al centro di una grossissima polemica proprio per i melanomi, perché ovviamente infatti sono stati poi diciamo a un certo punto della diciamo del varo di questo di questa app Google l'ha dovuta oscurare perché inizialmente non avevano messo questo paletto sulle diagnosi, ok? E infatti adesso c'è il warning che dice proprio che Dermassist non si può utilizzare per fare diagnosi, però di fatto è un'app alla fine che lo fa, la fa la diagnosi, perché se ti inquadra una diciamo una un'alterazione cutanea è in grado di stabilire se è un'infezione piuttosto che una forma di allergia, ok? Quindi è l'unica cosa sulla quale è stata disabilitata è la possibilità, inquadrando i nei, di stabilire se quel neo è un melanoma oppure è un'altra cosa, ok? Un'altra manifestazione cutanea. Quindi invece noi pensiamo che per quanto riguarda i tatuaggi potrebbe invece avere un ottimo sviluppo, certo. E potrebbe essere utile per capire tante diciamo condizioni patologiche che spesso sono sottoriportate. I dati epidemiologici sono pochi e non sono mai fatti, diciamo, esaustivi rispetto alle manifestazioni che in verità poi ci sono. Bene, grazie. Anche se devo dire che è strano che in Italia ancora non si sia diffusa la patologia digitale, quando io ricordo 20 anni fa aveva partecipato al progetto nazionale sui vetrini virtuali per migliorare la campagna contro i tumori. Mi sembra strano che siano rimasti indietro rispetto alla radiologia. Probabilmente non si è investito. Bisognerebbe dire ai laboratori di investire in questo campo, e Matteo Botteghi è uno dei massimi esperti, o forse perché non c'è lo standard. Il guai SI è da tempo che se ne parla, però non è diventato ancora uno standard. È che ogni azienda ha il suo fax, ha il suo fax proprietario. Come ai tempi, della radiologia, in quanto non è arrivato il DICOM. Ma il YSI adesso dovrebbe essere fatto lo standard, no? Ma noi pensiamo alla citologia digitale, no? In cui praticamente, a differenza dell'istologia, che nell'istologia l'immagine è piatta, quindi tu devi, praticamente c'è questa immagine come fosse con Google Earth, la metti diciamo a posto dentro questo contenitore che è il DICOM YSI. Ma invece per la citologia digitale c'è il problema che il citologo deve sfondare il campione, foghettare, e quindi tu devi fare per ogni strato, devi fare ad esempio 100 strati con lo Z-stack, e quindi l'immagine cresce 100 volte in citologia digitale. No, come andare a vedere quello che c'è dentro un mattone in un palazzo, oppure andare a vedere il palazzo dall'esterno. L'istologia guarda il palazzo, mentre il citologo guarda quello che c'è dentro il mattone, devi entrare dentro il mattone e guardare se ci stanno buchetti, se c'è sta qualcosa di non va. Questo fa sì che devi fare 100 fette, 100 con lo Z-stack. Noi in istituto avevamo pure provato degli algoritmi nuovi con l'intelligenza artificiale e sembravano pure promettenti. Poi sono quelle cose, no, che uno prende una strada, abbiamo pure pubblicato anche su riviste, però poi uno magari cambia strada, no? Ci investe energia anche in base ai feedback che uno vede, no, a livello scientifico internazionale. Però diciamo questo è un problema, citologia digitale è parte della patologia digitale, ma sta ancora più indietro dell'istologia digitale. Grazie ingegner Giansanti, dottoressa Pirrera, grazie per il contributo dell'ISS. E adesso l'ultima relazione dal professor Italo Zops e la professoressa Sara Manzoni. Prego, Italo.
Vede, è giusto per così un po' anche collegarmi agli argomenti che sono stati un po' toccati prima, no? Il discorso di Nello Balossini, l'importanza del dato, perché oggi si è scoperto, forse sarà stato il periodo di Covid dove tutti sono stati in casa a pensare, ma hanno pensato bene e è venuto fuori un sacco di roba. E quindi è venuta fuori, ad esempio, anche l'importanza non solo del dato, ma è venuta fuori anche l'importanza della rappresentazione dell'informazione, no? Che poi gli informatici sempre l'hanno saputo quanto era importante, ma in un'ottica di così intelligenza artificiale è venuta fuori la possibilità anche di apprendere, di capire il learning su quale informazione sia più, su quale forma possa assumere l'informazione per consentire poi dei risultati più. Ma oltre a questo, poi l'altro argomento che vorrei toccare è un po' il discorso anche di Giancarlo Mauri, no? Il discorso attenzione, ancora una volta ribadisco, attenzione, che questo, tutto ciò può essere pericoloso se non va preso con le pinze. E in questo periodo poi sono venute fuori tante anche argomentazioni che ci consentono anche di far fronte a questo pericolo. Non ultima l'explainability, perché poi se tutti sanno che l'explainability vuol dire perché il modello così ha detto qualcosa, però se andiamo più a fondo nel discorso, l'explainability stessa richiama un po' la necessità di portare ancora l'uomo al centro dell'attenzione, e quello è la cosa fondamentale. Quindi vorrei toccare un attimo questi discorsi velocemente, questi sono poi lucidi che uso anche a lezione, quindi sono un po' sporchi con... però non va avanti, sono un po' sporchi di... sono un po' sporchi di formule, ma dove le cerco di togliere il più possibile e tenere la discussione il meno tediosa possibile, ovviamente. Il primo, diciamo così, turning point di questi ultimi anni è stato il cosiddetto cuore, poi anche del ChatGPT, no? Mi piacerebbe iniziare a parlare del metodo e poi un po' farei vedere quello che stiamo facendo e quello che ci piacerebbe anche fare. ChatGPT e Family, perché poi Giancarlo appunto aveva notato Bart, ma c'è tutta una famiglia, Bert, Bertini, Bertone, una grande famiglia di alternative. Al cuore di uno dei cuori pulsanti di tutto ciò è quello che è l'attenzione. L'attenzione cos'è? Il nostro cervello cosa fa? Quando siamo interessati a qualcosa, pone l'attenzione su qualche parte particolare del contesto sul quale stiamo trattando. E quindi l'attenzione vuol dire, se abbiamo un testo davanti, stiamo leggendo e facciamo attenzione da quella parte lì. Ecco, le reti neurali possono fare questo, possono fare attenzione. Chat genera informazione facendo attenzione. Transformer, chat è basato sulla stessa logica dei transformer. La cosa particolare, qui rispondo alla domanda di Francesco di prima, a complemento di quello che diceva Leonardo, come si costruisce tutto ciò? Quali scatole, no, mettiamo insieme? Perché se abbiamo un problema, i fisici giustamente ci dicono ma muoviamoci in quella direzione per risolvere quel problema. Ecco, a proposito della grande, diciamo, innovazione di questi ultimi anni, le reti neurali hanno fatto emergere una duplice natura. Da un lato sono black box e si possono continuare a usare black box, dall'altro però si è scoperto che sono matematica nella parte, quella famosa parte forward, no? La fase forward è algebra e non è altro che un calcolo che noi possiamo, è codice, noi scriviamo un programma in un linguaggio e scriviamo ciò che si potrebbe chiamare rete neurale, ma che non è più né rete né tantomeno neurale. Questi algoritmi sono tutto meno che reti e che meno che neurali. Sono codice. Abbiamo una semantica, le regole della matematica, a cui noi diamo un'interpretazione, no? Tanto per intenderci, l'attenzione.
L'attenzione la possiamo realizzare in 3 o 4 passaggi algebrici, no? Quindi se dobbiamo fare attenzione su un segmentiamo un'immagine, facciamo attenzione su una parte piuttosto che un'altra, benissimo, applichiamo quelle 4 formulette che ci consentono di fare attenzione su una parte piuttosto che un'altra. Classifichiamo un oggetto, discriminiamo la parte, facciamo attenzione su ciò che vogliamo fare. E questa è una delle grandi cose. Quindi salto il testo, ecco, il testo nell'NLP, no? Natural Language Processing, per noi è facile capire a quale parte, no, un it in questa frase si rivolge, per la macchina meno, e quindi possiamo scrivere delle istruzioni algebriche per fare sì che tutto ciò avvenga in un testo. Questo è bello, adesso io salto tutto il bla bla. La videologia. Quindi c'entra anche con il significato. Quindi c'entra. Allora, il significato dove c'entra? Se tu scrivi un programma, no? Tra virgolette, ti inventi una sorta di storia. Questa variabile serve qualcosa, e devi essere tutto consistente, no? Se tu scrivi una dimostrazione con una determinata matematica, devi essere consistente, quindi il significato alle variabili, alle funzioni, gliela dai, no? E applicata tutto a un task. Oddio, che il task non può neanche essere immediato, no? Representation learning è fondamentale. Apprendere la rappresentazione di un testo, perché poi in quel che si chiama downstream task, no? Un task successivo che può servire a qualcun altro, quella rappresentazione può essere trasferita, il transfer learning, può essere trasferita in un altro contesto e utilizzata, no? Lo stesso ChatGPT ci può essere utile per poi utilizzare le sue informazioni in un altro. Ecco, e questo è uno dei meccanismi chiave di quello che è uno dei metodi fondamentali di quello che è poi il grande successo di quelle bestie che sono il ChatGPT e company. Ora salto tutto la formulazione che è meglio evitare, perché ci porta via tempo e perché non credo sia importante. Quello che stiamo facendo, grazie anche a Giulia Cisotto, è partito poi da Giulia Cisotto che prenderà in ingegneria a Padova, abbiamo iniziato questo lavoro con una collega della Wroclaw University, no, Ursula, sta continuando proprio sull'attenzione, una classificazione di segnali EG basati proprio su questo meccanismo. Stiamo andando avanti e stiamo cercando di capire come in fondo non tanto un confronto fra performance se l'attenzione è meglio, ma anche cercare di capire come migliorare questo meccanismo attenzionale perché poi si possa capire qualcosa. E qui mi rilego al secondo grosso argomento che vorrei così in due parole in senso intuitivo trattare, che è l'explainability, no? Perché proprio l'attenzione può essere diciamo fonte di una spiegazione, non solo trattata come un meccanismo che ci ponga appunto attenzione sulle parti interessanti di un discorso, ma che ci possa anche far capire qualcosa del modello stesso che stiamo utilizzando. Quindi, prima di arrivare a ciò, ecco appunto il problema che stiamo trattando è quello di una classificazione di segnali in cui il comportamento è anomalo rispetto alla normale attività cerebrale. E vabbè, adesso non vi annoio tutto l'apparato sperimentale, ma ecco, ci dà buoni frutti proprio utilizzando questa tecnologia. Ecco, adesso questa tecnologia mi serve proprio per introdurre un altro meccanismo, no? Che è nato come meccanismo in sé, come se volete i matematici potrebbero chiamarla funzione. Oggi si è sviluppato ad essere una vera e propria, diciamo, è diventato maturo tanto da assumere un ruolo come sottocampo dell'intelligenza artificiale, anzi a parallelizzarsi
da un lato c'è l'intelligenza artificiale e dall'altra c'è la cosiddetta XAI, no? La XAI è Sustainable Artificial Intelligence, è tutto ciò che ci consente in un certo qual modo non solo di capire cosa sta succedendo, ma di riportare l'uomo al centro dell'attenzione. Ecco, a svolgere il suo ruolo fondamentale, no? Al centro della decisione. Questo perché? Questa qui è una storia, un tormentone che gira su internet. Io lo presento un po' a lezione come verosimile, dicendo che appunto queste dannate macchine ci azzeccano sempre, ci azzeccano anche. Voi adottereste un husky, un cane bello che può dare tante soddisfazioni, magari il nostro meccanismo neurale ci dice cavolo, sbaglio solo una volta su 100.000, però guarda caso se noi andiamo a applicare l'explainability possiamo anche capire che tutto ciò è sbagliato. Ora, tutto ciò è sbagliato perché? Perché nel frangente di questa storia verosimile, tutto ciò che abbiamo costruito è un snow detector, no? Allora ci azzecca, dove c'è il lupo sulla neve, ci azzecca, l'husky sulla prateria, ci azzecca, il lupo sulla neve, ci azzecca. Qui insomma, il lupo, c'è un po' di neve, c'è un po' di prateria e cicca clamorosamente. Se noi applichiamo i meccanismi explainable, le tecniche oramai, no? Explainable, ci costruiamo un perfetto snow detector. Ci dice, guarda che tu, in fondo, io chat GP, ho generato una risposta perché il mio punto supenda la presentazione, no? della dottoranda, perché ha fatto vedere le mappe di attivazione, no? Quello è un meccanismo explainable, quelle feature sono d'impatto per aver generato quella risposta. E quella è una di quelle tecniche con le quali possiamo portare il ChatGP in tribunale e dire tu ChatGP, solo con l'uomo presente, tu ChatGP ci stai dicendo una grande cavolata. Ecco quindi l'importanza. E quindi mi spiace, non è ammissibile, no? In certe situazioni critiche. Ora la storia recita questo, però poi non si sa se è così oppure no. Ecco, quindi perché questo? E perché la XAI non è solo spiegazione? Perché da un lato, proprio in alcuni contesti importanti, ci può dire cosa effettivamente l'imputato ChatGP ha fatto, no? E cosa ha fatto? Io ChatGP ho detto questo, ma il meccanismo explainable dice che l'impatto al processo decisionale di ChatGP è solo dovuto alla razza, e questo è sbagliato, no? E quindi l'human in the loop torna fondamentale nel processo decisionale. Ecco, non solo questo, non solo l'explainability consente il cosiddetto bias di venire fuori, ma consente anche di mettere in evidenza una cosa dell'importanza della spiegazione, le mappe di attivazione, no? In termini umani. Ci ho messo un po', le prime volte che leggevo sta cosa, dicevo, ma come l'importanza della spiegazione in termini umani, cosa vuol dire? No, perché non è tanto poi alla fine banale, no? Perché se vai a vedere il funzionamento è una formula, cosa cacchio vuol dire che questa si può interpretare in termini umani? Faccio un esempio, no? L'esempio che propongo è quello della concessione di credito, no? Allora il sistema ti dice ok, per questa persona è approvato. Prendiamo la scatola chiusa. L'uomo, no? il banchiere, ci dice sì, questo lo possiamo approvare perché non è mai stato mai incombente, perché c'è un credito, lavora, guadagna, bla bla. Ma questo deve fare la spiegazione.
alla spiegazione non ne deve fregare un tubo del funzionamento interno del modello, ce lo deve dire in termini umani, no? Mappe di attivazione. Mappe di attivazione, perché quali sono state le feature d'impatto su questa decisione per il ChatGPT? Queste sono le feature d'impatto, che non è feature selection, è tutto diverso. Feature selection a priori, invece feature relevance è a posteriori. Le feature d'impatto sono queste qui: l'incoming, guadagno, il credit e le personal information sono importanti, no? Ecco allora che da un lato potremmo prendere poi questo è il funzionamento della neural machine a scatola chiusa, no? La doppia natura, neural machine a scatola chiusa giudicata dal meccanismo explainable che si erge giudice, no? E che ci fa capire se qualcosa, se funziona, se non funziona. Oppure il funzionamento duale, bell machine a scatola aperta per programmarla e per finalizzare il task di cui siamo interessati. Ecco, questo è l'altra cosa fondamentale, salto il resto, ma quindi due meccanismi, uno è ancora a livello embrionale, no? Perché anche tecnicamente a livello embrionale, perché poi è matematica. L'altro si è sviluppato l'explainability per diventare una vera e propria disciplina a sé stante. Tutto ciò che vorremmo da un sistema explainable, tanto per dare un sommario di questo grosso contesto, è questo, proprio un dialogo fra me e ChatGPT. Tu hai predetto questo, ma perché? Fammi vedere cos'è che c'è di saliente, di importante. E se cambiassi questa cosa qui, se togliessi la neve, è ancora importante la decisione per te, ancora quella la decisione. Ecco quello che vorremmo se da un vero sistema di explainable. Dopodiché voglio far cadere un mito, giusto per farlo cadere, no? Però si dice sempre che c'è un certo trade-off fra interpretability e accuracy, no? I sistemi più accurati sono quelli meno interpretabili, ma no, anche no. Oggi si cerca di lavorare proprio in un'ottica di anche costruire, no, reti neurali come matematica, quindi finalizzare la codifica algebrica in modo tale che questo sistema sia nativamente interpretabile. Noi ne abbiamo sempre trattati, usati i matematici, li hanno sempre usati, la regressione, gli statistici, la regressione è tremendamente interpretabile, anche se a volte potrebbe essere complicato. Ma il complicato non vuol dire interpretabile, il complicato vuol dire una regressione con 100 variabili, quello è complesso, ma non è, ma rimane interpretabile. Quindi oggi è proprio il lavoro viene fatto in questa parte, no? Cioè sistemi interpretabili nativamente che possano dare una informazione in maniera umana all'utente. Ecco, questo è il secondo. Cos'è una spiegazione, no? La parte più dipende dai dati che abbiamo a disposizione. Per le immagini, ancora una volta, sono le mappe di attivazione, per dati tabulari sono appunto degli istogrammi che ci dicono appunto quali sono le feature di impatto. Ultimo argomento che vorrei così riprendere oggi, perché risulta, in questo modo mi leggo un attimo. Ah, giusto, dimenticavo, questo è una cosa che stiamo facendo con un'azienda che è interessata all'analisi di spettrometria nel vicino infrarosso, di segnali che provengono, qui non è più l'ambito umano ma è l'ambito vegetale, che di segnali che provengono da foglioline e da piante in generale per la smart agriculture. Quindi il setting sperimentale è proprio questo sostanzialmente. Ci sono dei sensori, si lancia un impulso e si valuta la riflettanza sullo spettro
sullo spettro, sul profilo spettro, dello spettrometro. E naturalmente anche qui, con attenzione, con explainability, si vuole valutare ciò che è importante, ciò che è, se la pianta sta male, se la pianta sta bene. La vision aziendale di lungo periodo, l'abbiamo fatto anche nel zootecnico, la vision aziendale di lungo periodo ovviamente è poi applicarla in un'analisi non invasiva alla persona. L'ultimo argomento veloce è qualcosa che distoglie un po' l'attenzione da quello che è stato trattato oggi, ma che in un certo modo ci aiuta a pensare anche che oltre al dato c'è qualcosa di più, non solo il dato, quindi come diceva Neolo Balossino, non solo la rappresentazione e il representation learning, quindi non solo l'explainability, come diceva Giancarlo Mauri, ma anche le regole, soprattutto qui le regole che stiamo trattando con dei matematici in un contesto fisico, sono quelle che vengono chiamate oggi le Physics Informed Neural Networks. Che cosa sono le PIN? Le PIN, allora, brevemente, da un lato il discorso può essere, diciamo, sintetizzato in tre grossi ambiti. Quello degli small data, no? Dove c'è un sacco di fisica, no? E i fisici, i matematici sanno lavorare benissimo in quest'ottica, no? Metodi numerici, in fondo l'FEM, metodi agli elementi finiti, però non hanno dati. All'opposto, informatici, i big data ci sono, però finora non c'era mai stata la fisica, non c'era mai stata la regola, no? L'equazione, il modello fisico. Ecco, oggi si inizia da qualche tempo a parlare di qualcosa a metà strada fra queste due, in cui c'è un po' di dati, no? Non necessariamente tanti, non necessariamente pochi, no? Perché anche qui un altro del folklore informatico può cadere benissimo, non è che le reti neurali in fondo devono proprio cibarsi di quantità di dati informe, tanto più appunto c'è la possibilità di generarli, ma ci sono tanti metodi. Quindi, tornando alla fisica, sì, c'è la possibilità di mettere insieme un po' di dati e un po' di fisica. È un po' più difficile magari anche mantenere la cosa a livello intuitivo, però l'ottica è quella di focalizzarsi su una parte ben specifica di quella che è la rete neurale oggi o quelli che sono i sistemi oggi, no? Ci sono dei modelli fisici, no? Questi li conoscono benissimo chi si occupa di queste cose anche nella modellizzazione biofisica. E si può fare tanto, scusatemi se adesso butto lì questa cosa brutta, però si può fare tanto se ci si focalizza su quella che viene definita la perdita, no? La funzione d'errore. Perché utilizzando la funzione d'errore possiamo mettere dentro la regola fisica. E la regola fisica, ovvero il modello fisico, è banale da mettere dentro. Nonostante la complessità della modellizzazione matematica che ci sta a monte. Della serie, noi possiamo prendere un modello fisico complesso quanto si vuole e lo possiamo incalzare nella funzione d'errore. Eccola qua la funzione d'errore. Da un lato cosa c'è? Questo qui è quello che siamo sempre abituati a utilizzare nel correggere il nostro codice, no? A questo punto codice neurale. Abbiamo tutti gli elementi, abbiamo quello che ci viene fuori dalla rete, no? Scusate, abbiamo quello che viene stato osservato nel passato. Questa N è la rete neurale, no? Se vogliamo proprio buttarla sul matematico. Una funzione che becca in ingresso un input, è parametrizzata da qualche valore libero che dobbiamo fissare e ci butta fuori un'approssimazione, no, di quello che ci piacerebbe avere e che abbiamo visto nel passato con la Y. Eccolo qua, l'errore è una differenza banale fra questi due termini. Ora c'è un solver, un ottimizzatore che prende questa funzione di errore, ci fa qualcosa, ci aggiorna i parametri e ci fa scendere verso il minimo di questa funzione.
ecco qui l'imputato, no? Dove buttare dentro la regola? La regola si butta proprio in forma di regolarizzazione dell'errore, no? Che cos'è la regolarizzazione? La regolarizzazione è una sorta di bacchetta che bacchetta la risposta della decisione neurale in qualche modo finalizzata al problema, in questo caso della stima del parametro. Benissimo, se lo possiamo fare per un parametro, lo possiamo fare per una formula. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutto ciò che abbiamo bisogno è quella del modello che esprime la realtà della natura, del modello che regola, no, la natura del problema. E siccome il modello al 102% utilizza le derivate, abbiamo bisogno delle derivate. Qua la domanda è d'obbligo. Dove sono le derivate nella rete neurale? La rete neurale sembrerebbe che non sia derivabile. No, la rete neurale è sempre derivata ed è sempre stata derivata, ma non nella fase forward, nella fase backward. No? Nella fase forward tutto il nostro codice algebrico ci passa la risposta, nella fase backward si calcolano le derivate e ci abbiamo a disposizione le derivate. Detto questo, abbiamo tutto, no? Questo è un esempietto stupido, no? Ma del raffreddamento del mio caffè, no? In cui il tasso di variazione della temperatura in un determinato istante è proporzionale a quel delta che tra l'ambiente e la temperatura stessa in un determinato momento. Questa sostanzialmente è la rappresentazione, una delle rappresentazioni a secondo di un parametro stimabile o noto all'inizio. E come facciamo? Beh, la cosa da facile è che possiamo prendere quello che viene chiamato residuo dell'equazione, residuo fisico, e sbatterlo dentro nel regolarizzatore per bacchettare la rete neurale nel caso che risponda male. Ecco allora che il sistema, utilizzando un po' di correzione sul dato che viene in uscita con l'osservazione e un po' utilizzando la regola della natura, può effettivamente dare una risposta migliore a tutto ciò che noi vogliamo. Giusto una parola, Francesco, sì. per concludere. Sotto certi aspetti, qui sto parlando di fisica, ma sotto certi aspetti potremmo anche parlare di informatica, di grafi, di tutto ciò che è sottoposto ad una regola. Dove c'è una regola, la possiamo incarnare nel sistema regolarizzandolo, no? E regolarizzando il sistema, in un certo qual modo, si cerca di correggere il suo bias, no, induttivo, che è implicito nell'architettura stessa del sistema. E quindi questo è anche un po' interessante. Ora, per concludere, adesso scusatemi se in quest'ultima parte sono stato un po' emblematico nella formulazione, però tanto per dare un sommario veloce, uno, no? È chiaro che dobbiamo stare attenti su tutto ciò che sta accadendo. Due, però gli strumenti ci sono e questi strumenti si possono mettere in atto. Il primo strumento importante è l'explainability, perché l'explainability non solo richiama il giudice uomo in tutto il processo, ma ci consente anche, come appunto sappiamo, di capire perché sta avvenendo tutto ciò. Però senza l'utilizzo dello specialista noi non lo capiamo, no? Ci deve essere il medico che dice: guarda che tu stai male perché c'hai il glucosio alto, no? Oppure ci deve essere il fisico: guarda tu, questa macchina, la dispersione di calore avviene così, ma questa feature non è che ha molto senso. E quindi, ecco, è importante questo giudice che torna a suo primo ruolo. Grazie. Grazie, avevo questa lezione di Italo che ho capito, vedo qualcosa. E se c'è qualche domanda veloce, se no io dico che alla fine Italo, però, qui l'uomo poi... c'è questo giudice, ho capito una cosa, che sarà la rete stessa con questa... perdita, sarà la rete stessa con questa riduzione a zero dell'errore, ci penserà automaticamente. Provocatorio.
Quindi tra il nostro problema, l'uomo o la macchina, io incomincio a dire quasi quasi la macchina.